entriamo nel vivo della serata presentando i nostri ospiti e l'organizzazione di questo incontro. Allora, intanto va anche detto sempre che bisogna ringraziare anche la nostra regia, Fabio Gero e Marco Garabello, oggi c'è solo Marco, che permette poi la registrazione di tutti questi eventi e la loro diffusione sia con i link YouTube che attraverso webinar, che quindi visibili in asincrono attraverso la piattaforma Smart Arc Academy, che tengo anch'essa a ringraziare. Questa è la serata forse più istituzionale di tutte le serate, infatti la presenza in sala, ci fa molto piacere, di Maria Cristina Milanese, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Torino, ci onora, ma potrei ricordare tante altre figure istituzionali, da Gianluca Forestiero, membro del Consiglio appunto dell'Ordine degli Architetti di Torino, a altri responsabili da Biella. Esattamente, quindi sono tantissimi, per cui magari poi lascio Laura se vuoi eventualmente l'elenco è lungo. Ti lascio le castagne sul fuoco a te da togliere. Invece, per devo mettere gli occhiali. I nostri ospiti, appunto, li presentiamo in ordine alfabetico, almeno non facciamo nessun tipo di ingiustizia. Dalla vostra estrema destra, Lorenzo Bellicini, che ci ha raggiunto da Roma, direttore del CRESME, nel board di Euroconstruct, che è un network di 19 istituti di ricerca specializzati nelle analisi economiche del settore delle costruzioni di altrettanti paesi europei. Per chi, ma credo nessuno, non sappia cos'è il CRESME, Centro di Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per l'edilizia, credo che sia l'unica vera grande realtà di ricerca indipendente in Italia, e non per niente Lorenzo salta come una trottola da una parte all'altra in giro per l'Italia, e l'abbiamo pinzato proprio per un pelo, sebbene lo avessimo già preallertato da mesi, e quindi siamo molto lieti che sia riuscito a raggiungerci. Lorenzo ha partecipato alla fondazione dell'Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali, ha dei precedenti accademici avendo insegnato economia urbana presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Roma III dal 98 al 2004, e ha diretto ovviamente numerose analisi sui processi di innovazione nel mercato delle costruzioni in Italia e in Europa. Il CRESME, come punta di diamante delle sue ricerche, ha sempre la presentazione del rapporto congiunturale sul mercato delle costruzioni, che è un appuntamento annuale ovviamente. Quindi, a differenza di tanti altri, Lorenzo ci snocciola in genere dati e numeri che spesso fanno venire un po' i brividi, ma quello è un altro discorso, ne parleremo probabilmente durante la serata. Invece alla estrema vostra sinistra, Francesco Miceli, che ovviamente non è Laura Milan, palermitano, residente a Palermo, architetto, libero professionista, che dall'87 svolge l'attività di libero professionista fondando il suo studio e svolgendo soprattutto attività di progettazione nel campo dell'urbanistica e della pianificazione territoriale. Nel 94 è stato fondatore e presidente della società di progettazione ALED SRL, e nel 2005, a seguito dello scioglimento di questa società, ha appunto ricostituito il proprio studio professionale, occupandosi prevalentemente di interventi nel campo dei lavori pubblici, con particolare riferimento al riuso e al recupero di edifici storici, alla progettazione urbana e alla rigenerazione urbana. Partecipa col suo studio a numerosi concorsi anche internazionali, ma è qui soprattutto in veste di presidente del Consiglio nazionale degli architetti, quindi penso di quasi tutti voi qua presenti, dal 2021. È anche componente del comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Lo ringraziamo molto per averci raggiunto e aver accettato l'invito anche egli fin dall'inizio della programmazione di queste giornate, che va detto sono state pensate dal Giornale dell'Architettura, in particolare Laura Milan, Cristiana Chiorino.
Massimo Roy, quello che rimane quindi al centro, fondatore, arriva da Milano, fondatore e amministratore delegato dello studio progetto CMR, laureato al Politecnico di Milano nell'86, ha lavorato prima di fondare progetto CMR in studi di livello internazionale, studi di progettazione, e quello che è interessante, ed è qua abbiamo scelto lui come rappresentante della categoria dei progettisti per questa serata, è il fatto che il progetto CMR in Italia è una delle poche società di progettazione integrata, un po' costituita all'americana, come le grandi corporation della progettazione, e non per nulla è tra le prime 100 al mondo secondo la classifica World Architecture, e oggi già da un po' di negli ultimi anni a questa parte, progetto CMR ha anche delle divisioni interne appunto specificatamente dedicate a specifici settori. È visiting professor in Cina alla Tianjin University, all'Università di Pechino e alla Scuola Politecnica del Design di Milano. Dal 2017 è ambasciatore del design italiano nel mondo e è autore anche di pubblicazioni, una dal titolo molto originale, Rocktecture, e Less Ego, More Eco, verso una sostenibilità condivisa. Ci tengo a ricordare di progetto CMR due lavori recenti. Uno, la presentazione è avvenuta proprio il 24 marzo del nuovo ospedale oncologico a Trani, e l'altra, che invece è legata a una passione personale, sapete chi mi conosce un po' che sono legato molto all'alpinismo, quindi il fatto che il progetto CMR abbia realizzato sopra la Tuil, nel ghiacciaio del Rutor, un piccolo bivacco, il bivacco Edoardo Camardella a 3200 metri al colle del Rutor, e quindi con un progetto, quello credo pro bono, no? Perché è legato a un'associazione che ricorda appunto uno dei tanti caduti in montagna. Chi modera la serata? Abbiamo scelto ovviamente Laura Milan, non solo perché ovviamente, come tutte queste serate, avete visto come funzionano, c'è sempre qualcuno del giornale dell'architettura di oggi o di ieri, dei fondatori o dei nuovi prosecutori del giornale. Laura è sia fondatrice sia attualmente impegnatissima nella redazione del giornale a dialogare con i nostri ospiti. Ma abbiamo scelto però Laura per questa serata perché per due motivi, perché nel giornale dell'architettura si è sempre occupata delle sezioni formazione, professione, mercati, quindi proprio il tema di cui stiamo parlando questa sera, e perché questo suo interesse legato al mondo professionale viene dai suoi studi, in particolare dalla sua tesi di dottorato discussa nel 2005, era il 17° ciclo, dal titolo molto articolato I congressi nazionali degli ingegneri e degli architetti italiani, personaggi, progetti, dibattiti della cultura tecnico-architettonica italiana tra 1872 e 1909. Voi direte, mamma mia, c'è un po' da mettersi le mani ai capelli, però all'interno di questa ricostruzione molto meticolosa che ha fatto Laura c'erano già anche i dibattiti per la costituzione degli ordini professionali, e quest'anno gli ordini degli architetti festeggiano il centenario della fondazione. L'ultima cosa che mi piace sottolineare, perché penso se ne parlerà senz'altro, è che mi sembra che siamo estremamente sul pezzo con questa serata, perché i temi caldi li sappiamo tutti, il codice degli appalti e questo PNRR di cui pare siamo in clamoroso ritardo, e sicuramente il discorso dei lavori pubblici in relazione ai progetti previsti dal PNRR non è una cosa assolutamente remota. Poi potrei dire tante altre cose di te, ma non le dico, sempre tutte di lavoro, per carità. E quindi ti cedo la parola per l'introduzione e ringrazio i nostri ospiti, grazie a tutti voi. Applausi.
Grazie, grazie Luca, grazie a tutti di essere venuti. Ovviamente sì, potrei proseguire l'elenco dei ringraziamenti perché vedo molte facce che mi fa piacere, molti visi che mi fa piacere vedere in una serata come questa, che comunque non è una serata facile, nel senso che professione e mercati è una serata che può comunque un po' scoraggiare. Quando uno legge professione e mercati dice oh mamma mia, però in realtà dietro professione e mercati in realtà si cela tutto quello che rende possibile la realizzazione di un progetto, per cui i temi oggi all'attenzione sono tanti e con questo piccolo dibattito, che tra l'altro secondo me può essere anche alimentato, è ben alimentato da una parte dei presenti, almeno quelli che conosco ovviamente, è un dibattito che potrebbe portare anche a dare delle risposte personali, delle risposte attuali, delle risposte che vanno e che valgono per questo momento qua, delle domande che sono delle domande esistenziali, no? Che sono fare l'architetto oggi è un mestiere difficile, perché la professione non è più la professione degli anni 60, dal cucchiaino alla città, non è più una sola, ma è tante diverse. Cos'è oggi l'architetto in Italia? Cosa costruirà la sua identità in futuro? Perché comunque questa è la cosa, perché oggi noi, magari ognuno di noi sa che cosa fa. Forse devi spegnere l'altro microfono. Luca, per favore. Okay. Ognuno di noi, perché chiaramente sono architetto anch'io, iscritta all'Ordine di Torino, tra l'altro, ognuno di noi sa che cosa fa, ma non sa che cosa potrà succedere in futuro, perché la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Io intanto chiedo scusa perché dovrò leggere per fare questa piccola introduzione, perché comunque i temi sono tanti, sono come i rami di un albero, per cui ci sono dei rami principali che però si separano, poi si dipanano, poi si incrociano, ed è difficile comunque in due ore suggerire dei temi che sono comunque temi nodali di oggi. Tra l'altro questa serata mi riporta comunque anche un po' alle origini, come Luca ha detto, perché sono una, penso, delle poche persone in Italia che forse ha al di fuori del mondo universitario, ecco, che ha interesse e proprio si incuriosisce nel leggere numeri e nel leggere i dati, ad esempio, degli osservatori sulla professione dell'architetto, i dati dei rapporti congiunturali del CRESME, perché secondo me i numeri in un ambito difficile da maneggiare permettono perlomeno di tirare fuori dei fili conduttori che non sono oggettivi, però comunque si avvicinano un pochettino di più all'oggettività. Per cui mi scuso per la lettura, però dovrò aiutarmi. Quindi dietro al titolo Professione Mercati, parzialmente fuorviante, in realtà se letto con un po' di superficialità, ci sono molti temi che animano un vasto ambito che rischia di scappare facilmente dalle mani. Perché il mestiere dell'architetto e l'esercizio della professione toccano ambiti e coinvolgono interessi che abbracciano tutte le scale e tutti gli attori. Motivo per cui noi abbiamo scelto di invitare a discutere questa sera le persone che Luca ha presentato benissimo, perché noi abbiamo i numeri, o comunque diciamo che semplificando al massimo abbiamo i numeri, Lorenzo Bellicini, che comunque di mestiere fa questo, abbiamo la professione, l'architetto Roy, che tra l'altro, come ha detto Luca, ha portato fra i primi in Italia, se non il primo, perché comunque nel 1994, si sta parlando ormai di un'era geologica fa, ha portato in Italia un modello di esercizio della professione che non è italiano. E poi abbiamo l'istituzione, abbiamo il Consiglio Nazionale degli Architetti e abbiamo il suo presidente, tra l'altro seduto fra il pubblico, c'è una parte importante anche del mondo dell'ordine torinese, perché la professione architettonica comunque è una professione protetta ed è gestita e rappresentata a scala nazionale da un organismo che è stato istituito presso il Ministero della Giustizia, e questo è anche uno dei nodi che si cercherà un pochettino di citare questa sera. Però i temi da cui vorrei partire per dare comunque un minimo di forma ad un dibattito, che però vorrei appunto un dibattito, io lancio dei temi, pongo dei temi e vorrei dialogare poi con tutti voi su questi temi qui, magari anche riprendendoli, perché il discorso non è un discorso breve e non è un discorso semplice. Sono quattro
secondo me, oggi come oggi, sono un po' intrecciati fra di loro. Il primo l'ho chiamato il contesto è rappresentato dai mercati, quindi ciò che contiene la professione dell'architetto, che sono in continua estensione geografica, in continua trasformazione. Oscillano tra internazionalizzazione e localismo, soprattutto in Italia, ma non penso solo in Italia. I processi progettuali oggi sono sempre più lunghi, specializzati, frammentati e anche molto burocratizzati, come chi fra di voi svolge la professione sa perfettamente, cioè il ruolo della progettazione ormai è sempre più schiacciato. Ad una scala allargata riducono sempre di più lo spazio per l'atto progettuale, azione centrale però per la qualità del costruito e ancora principale missione, a mio avviso, di una professione che è protetta. Il contesto attuale, soprattutto nazionale, è stato tracciato dal 33esimo ormai rapporto congiunturale del CRESME, che ci dice che il contesto vede agire diverse dinamiche. Il 2023 arriva a valle di 2 anni, che sono stati definiti eccezionali, di crescita per il settore delle costruzioni, con tassi che non si vedevano quasi dagli anni 60, trainati da cosa? Da incentivi fiscali. Ovviamente li conosciamo tutti, sono i vari super bonus che sono diventati il malus, penso, probabilmente del futuro e dell'attualità. Incentivi fiscali per i privati soprattutto, però anche dalle opere pubbliche. Si apre adesso una nuova fase, che è quello che a noi potrebbe interessare, con un'inflazione che comunque ha iniziato a incidere sui prezzi delle case e delle costruzioni, ma anche sui comportamenti della domanda, perché chi può comprare una casa oggi magari ci pensa più volte rispetto al passato perché comunque deve accendere un mutuo. Pare che anche Milano sia un contesto che è in attesa o comunque in rallentamento. A questo però si aggiungono alcuni temi che Luca ha individuato e sono le difficoltà di applicazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha fondi ingenti, che però rischiano di rimanere in parte inutilizzati per la mancanza di competenze all'interno dell'ente pubblico, che è in affanno, in grande affanno, con il pericolo però, quindi conseguenza sul mondo professionale di progettisti che rischiano di non essere pagati, perché comunque i progetti vengono presentati da amministrazioni pubbliche che magari poi non riescono ad ottenere i fondi e di conseguenza poi non riescono a pagare i professionisti. Sullo sfondo ovviamente ci sono i molti nodi del codice degli appalti che tutto il mondo ordinistico ovviamente ha sottolineato, diffuso, le criticità, il problema, problemi che sono legati allo spazio che viene tolto alla progettazione, i concorsi e la liberalizzazione pressoché totale degli affidamenti. Quindi un primo tema potrebbe essere, cioè secondo me, quindi partendo da basi di questo tipo di contesto, cosa richiedono il presente e il possibile futuro agli architetti, perché di architetti si sta parlando, quali cambiamenti per la figura professionale dell'architetto e soprattutto quali potrebbero essere concretamente possibili, perché comunque non tutto è possibile, cioè in un mondo ideale è possibile tutto, nella pratica no. Il secondo tema è un tema che riguarda le modalità di svolgimento della professione, che è un tema antico, nel senso che relativamente antico, considerando però il 1994, ormai come un'era geologica fa. 94 è l'anno in cui io ho iniziato l'università, tra l'altro, e mi sento anch'io già un'era geologica fa, insomma. È uno dei temi italiani caldi da sempre, che influisce direttamente sulla qualità dell'offerta, sulla capacità lavorativa, sulla competitività comunque all'interno di un sistema complesso, ma anche sulla crescita professionale. Ci sono società e forme più evolute della professione, forse sono troppo poche in Italia, versus oggi delle piccole realtà, che forse sono troppe. Perché piccolo non è sempre bello. E la professione forse non può più essere solo artigiana e svolta a dimensione ridotta, come era possibile in un passato lontanissimo, sebbene recente. Il grande sbilanciamento a favore della piccola dimensione dipende molto dal contesto di cui parlavamo prima.
A mio avviso però molto dipende anche da strategie nazionali che sono fiscali in primis, che continuano però a premiare chi rimane piccolo, la flat tax ad esempio, a scapito di chi invece sceglie di provare a crescere. Non è detto che ci riesca, ma almeno ci prova, associandosi o dando vita a diverse forme di attività. Perché il passaggio successivo alla partita IVA individuale è la partita IVA associata. Con l'unione, però, è più facile affrontare sfide e richieste che sono sempre più multidisciplinari. La crescita in questa direzione, forse, potrebbe anche aiutare nella risoluzione o comunque nel cercare di lenire un annoso problema che periodicamente emerge, che è quello delle false partite IVA. Perché anche lì non tutti possono o devono firmare progetti o avere un lavoro autonomo, perché avere un lavoro autonomo non è facile. O forse il mondo dell'architettura deve rimanere com'è. Tra l'altro se ne è parlato di questo il 24 marzo in triennale, cioè comunque era uno dei temi dell'incontro ospitato dalla triennale. In Italia gli esempi di forme più evolute di organizzazione della professione sono molte poche rispetto alle pochissime realtà, alle moltissime piccole realtà, che però sicuramente continueranno ad esistere per soddisfare però diversi segmenti di domanda, soprattutto private di piccole dimensioni, che sono specchio però di una cultura ma anche di una distribuzione della ricchezza. Per cui l'Italia è comunque un paese che ancora oggi ha patrimoni privati personali che sono importanti. E quindi il futuro italiano e della professione sarà grande o piccola scala? Quali sono i vantaggi della crescita? E quali sono i freni della crescita? Quale senso ha oggi in Italia una piccola scala che continuerà ad esistere ma deve evolversi? La situazione deve cambiare. Quali azioni si devono portare avanti o si stanno portando avanti a livello centrale? Il modello societario per l'architettura è realmente fattibile? Perché poi qui si apre un altro ambito. Perché le forme di organizzazione della professione sono anche rappresentative di mondi che sono apparentemente antitetici. La professione liberale, cioè l'architetto è una professione liberale, è una professione intellettuale liberale, che ha luci e ombre. La società è un'altra cosa. Quindi quanto la prestazione d'opera intellettuale può diventare società economica senza snaturarsi, quindi senza perdere comunque le sue caratteristiche? Oppure deve perdere un po' di questa sua specificità per evolvere? Tra l'altro gli ordini dipendono dal Ministero della Giustizia, non dal Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Economia, e questo è un altro nodo comunque centrale nella definizione dell'identità. Esatto. Cioè è un altro nodo però fondamentale nella definizione di un'identità. Terzo punto sono i numeri. I numeri che oggi sono disponibili, sono ufficiali, sono ancora quelli dell'Osservatorio sulla professione di architetto del 2021, che è stato pubblicato dal Consiglio nazionale, tra l'altro in pubblicazione il prossimo, perché il 30 settembre è stata chiusa poi tra l'altro il survey che raccoglieva i dati da parte degli architetti per la stesura di quello di quest'anno. I numeri sono un tema strettamente legato sia ai mercati che alle forme di organizzazione della professione. È risaputo, o comunque è un tema che è sempre stato restituito in questo modo, che gli architetti italiani sono troppi, sebbene negli ultimi anni comunque si stia assistendo ad una stabilizzazione, probabilmente per questioni anagrafiche, per questioni di distribuzione proprio delle nascite. I redditi dipendono dall'andamento dei mercati, ma anche dalle dinamiche di domanda e offerta, poi dei singoli territori, in un sistema di competenze, tra l'altro, tutt'altro che esclusive, perché poi quello è un altro grande, è un'altra grande questione, nel senso che quello che può fare un architetto in realtà lo possono fare altre figure. Hanno visto un lieve recupero, pare, i redditi, grazie ovviamente alla stagione dei bonus, per chi ha deciso di impegnarsi in quell'ambito. Stagione dei bonus che per oggi è al tramonto. Secondo l'Osservatorio 2021, gli architetti iscritti agli ordini italiani erano 153.692, che vuol dire 2,58 architetti ogni 1.000 abitanti. La media europea è di un architetto ogni 1.000 abitanti.
Il reddito medio del 2019, perché era l'ultimo disponibile quando è stato pubblicato l'osservatorio, è di reddito, quindi non fatturato, ma è reddito, quindi ciò che viene poi tassato, 22.285 euro, che però ovviamente comprende tutto, è una media e ha i pregi delle medie, ma anche i difetti delle medie, per cui mette dentro tutto, mette dentro nord, sud, mette dentro giovani, meno giovani, mette dentro donne e uomini. Nel 2007 il picco degli ultimi 20 anni ha segnato, con valori attualizzati, quindi sono valori che sono confrontabili, 31.710 euro di reddito, quindi vuol dire che siamo quasi a meno 9.000. Su dati di questo tipo, quali sono le prospettive concrete di crescita, capacità di innovazione e sviluppo per la professione? Crescere richiede investimenti, un po' di reddito di base magari, ma anche un contesto che premia gli sforzi. I numeri parlano di tanti architetti, che sembrano però incapaci da un punto di vista però dell'esterno, fuori dal mondo ordinistico, sembrano però incapaci di fare massa critica, nel senso che siamo tantissimi. Però come facciamo a far sì che le istanze e i problemi, le criticità arrivino dove devono arrivare? Ci sono realtà troppo piccole, troppo disperse, per cui si fa fatica? Oppure ci sono interessi diversi alle diverse scale e anche a livello geografico, e quindi si confrontano con territori troppo diversi, magari da nord a sud, nello stesso nord. Ovviamente a margine di tutto questo ci sono due sottotemi, perché i numeri poi in realtà aprono a universi che sono multiformi e su cui si potrebbe discutere per un anno. Però i due sottotemi secondo me principali, soprattutto il primo, sono il discorso gender, cioè la presenza femminile nella professione, che era in incremento perché riflette ovviamente l'andamento delle iscrizioni nelle facoltà di architettura, quindi nelle università. Le donne nel 2020 erano il 42,5% degli iscritti agli ordini, che rispetto al 2005, quindi 15 anni prima, hanno visto un incremento di quasi 7-8 punti percentuali, perché erano 35,9. Il problema sono i redditi, perché comunque dei 22.028, che di fatto sono il risultato di una media, le donne hanno un reddito di 16.683 contro i 25.675. Non si parla di grossi redditi, considerando soprattutto che si sta parlando di partite IVA, che negli anni 80 e negli anni 70 avevano ben altri fatturati e ben altri redditi. E poi c'è il discorso dei giovani, chiaramente, però anche lì si apre un abisso. La professione sta andando incontro ad un rapido processo di invecchiamento naturale, perché è sempre l'anagrafe che ci guida, strutturale anzi, con un fenomeno che è destinato a proseguire e ad accentuarsi nel medio-breve termine, per cui nel 2015 gli under 41 erano il 31,9%, nel 2021 sono il 28,4%, sono meno e continueranno ad avere sempre più difficoltà ad accedere alla professione, con ovviamente delle conseguenze poi sui redditi e su tutto quello che ne consegue, redditi e di conseguenza anche le pensioni. Perché poi guardandola in prospettiva c'è anche tutto il discorso pensionistico che non vorrei trattare questa sera, anche perché insomma non c'è Santoro. Il quarto punto e ultimo, che mi riporta alle origini, devo dire con molto piacere, sono gli ordini professionali e le loro evoluzioni, perché gli ordini in tutto questo comunque possono avere secondo me un ruolo importante. Quest'anno gli ordini tagliano l'importante traguardo dei 100 anni di vita. Nacquero nel 23, però a valle di 3-4 decenni tormentati e dibattuti anche in maniera molto aspra nell'Italia post-unitaria. Da allora nel loro ruolo giuridico poco è cambiato, perché l'ordine comunque alla fine ha le stesse funzioni per cui è nato. Sono enti di diritto pubblico che tra i loro compiti primari hanno la tenuta dell'albo degli architetti iscritti,
La vigilanza sulla correttezza dell'esercizio professionale, mentre tutti pensano che gli ordini siano un qualcosa che mi difende, in realtà no, devono vigilare sulla correttezza dell'esercizio dei loro iscritti. Sono una sorta di bollino di qualità dell'operato di chi ha passato un esame di Stato. Però forniscono anche dei pareri alla pubblica amministrazione. Vigilano sul corretto esercizio della professione a garanzia dell'interesse collettivo tramite cosa? Il codice deontologico, per cui ci sono i consigli di disciplina. Nel 2012 hanno aggiunto anche però l'importante gestione della formazione continua, che è un argomento che stasera vorrei trattare poco, però ovviamente è un argomento importante, ma se viene fuori dalla discussione ben venga. Formazione continua che è diventata obbligatoria per mantenere la possibilità proprio di firmare progetti. Cioè, se tu non hai adempiuto al tuo obbligo formativo, il consiglio di disciplina ti mette sotto processo di fatto e poi stabilisce cosa fare. Ti può sospendere, ti può dire ok, va bene, prendi i crediti che ti mancano, ti do un tot di tempo, eccetera, eccetera. Quindi a livello di ruolo giuridico è cambiato relativamente poco, però molto è cambiato nello sguardo e nelle aspettative dall'esterno, quindi lo sguardo che si rivolge loro. Queste aspettative ovviamente spaziano appunto dalla tutela della professione alla sua difesa, per un fraintendimento del ruolo dell'ordine, alla sempre più centrale, ma secondo me dagli esiti ancora poco fortunati, promozione del ruolo dell'architetto. Che è il tema, che è uno dei temi che dipende che è legato all'identità e a cosa oggi l'architetto fa. Molti sono temi storici, perché comunque io, riflettendo sulla serata di questa sera, ieri sera io mi sono ripresa la mia tesi di dottorato e ho riletto i dibattiti che dagli anni 80 dell'Ottocento, avendo il culmine negli anni 90, hanno poi portato a quello che nel 23 però diventa l'atto costitutivo degli ordini, ma il dibattito è un dibattito che c'è molto prima, nasce molto prima. I temi storici che loro dibattono nei congressi nazionali sono dei temi e dei nodi che forse in Italia non sono mai stati risolti, perché secondo me sono un problema culturale probabilmente, ma questa è una cosa che vengono dibattuti all'interno di un contenitore che si chiama interessi professionali, che poi diventa esercizio della professione. Alla fine dell'Ottocento i tecnici di un'Italia che stava ancora costruendo la sua identità discutono spesso aspramente di cosa? Concorsi per opere di architettura e ingegneria, che sono un altro dei nodi fondamentali di oggi, che evidentemente non si è mai risolto, perché le tematiche sono le stesse. Concorsi per assunzioni nell'ambito della pubblica amministrazione, perché evidentemente anche all'epoca c'erano delle problematiche. Calcolo delle tariffe professionali, che a seconda dei momenti storici ci sono e non ci sono. Adesso siamo in una fase in cui non ci sono, però poi i giudici devono comunque avere delle tariffe su cui prendere le loro decisioni, no? Nei tribunali. E parlano anche ovviamente di lavoro dei tecnici per la stesura delle perizie giudiziarie. Tra l'altro la nostra Presidente ha una grande esperienza in quest'ambito. Parlano anche dei requisiti necessari per l'iscrizione agli albi dei tribunali, quindi, che la maggior parte dei tecnici laureati italiani vogliono basati sull'acquisizione di specifici titoli di studio accademici. Questo è il momento e sono le motivazioni di nascita dei consigli degli ordini, quelli che all'epoca si chiamavano i consigli degli ordini, il consiglio dell'ordine. Oggi, rispetto all'epoca, secondo me si sta verificando e si sta sviluppando sempre più un fenomeno che è molto interessante ed è anche promettente, che è quello della nascita delle fondazioni, nel senso che gli ordini professionali, questi enti di diritto pubblico, sempre più spesso sono affiancati nella loro attività da fondazioni che sembrano quasi attualizzare le vecchie società ottocentesche, nel senso che le vecchie società ottocentesche erano gli storici luoghi di confronto e scambio culturale e scientifico tra architetti e ingegneri. Le fondazioni sembrano rivisitare quest'Italia, proponendo però una nuova e aggiornata forma di coesistenza per ottenere che cosa? Una maggiore flessibilità e spazi più ampi di movimento
delegando loro funzioni chiave nella costruzione però di nuovi progetti, di un nuovo progetto, che è un progetto più culturale. Tra l'altro, una cosa che notavo ieri, c'è un parallelismo che non so quanto poi sia coincidenza o meno, le società più antiche d'Italia erano il Collegio degli Ingegneri e degli Architetti di Milano e la Società degli Ingegneri e degli Industriali di Torino. La prima fondazione che viene creata in Italia è quella dell'Ordine degli Architetti di Milano, la seconda è quella di Torino. Non so se ci siano poi ovviamente dei legami, per cui arrivo a chiudere questo lungo cappello, scusatemi, però secondo me era indispensabile per dare degli spunti per la discussione. Quindi tra antichi temi e nuove istanze sugli ordini, tra chi vorrebbe chiuderli, tante volte si sentono anche colleghi dire ah no, ma l'ordine non serve, non serve. Tra l'altro i milanesi e i lombardi erano contrari fin dall'inizio alla costituzione degli ordini professionali, perché li hanno sempre considerati come un laccio a uno svolgimento libero della professione. I milanesi sono sempre stati totalmente liberisti però li hanno fatti perché erano da soli, e uno di quelli che poi li ha avversati di più era proprio Camillo Boito, che uno si aspetta essere la tradizione, no? Però in realtà no. Loro no, volevano tutto libero perché evidentemente avevano proprio una cultura molto più anglosassone da questo punto di vista, per cui tu hai le capacità, a me non interessa se tu sei il titolo, se sei bravo fai. Questo è un po' il concetto che è emerso e che emergeva dalle discussioni di anni. Quindi tra chi vorrebbe chiuderli e chi invece crede che la loro esistenza abbia ancora motivazioni, quale ruolo oggi c'è per gli ordini? Quale ruolo può esserci in futuro? Sulla base di questo è ora di cambiare, e in che modo? Quindi queste sono le, secondo me, le tematiche che oggi come oggi animano, diciamo, il mondo racchiuso dentro professione e mercati, che però sono tematiche abbiamo molto una settimana per parlare. Esatto, che è il motivo per cui io ho dovuto stampare e buttare giù questi temi, perché altrimenti mi sarei probabilmente persa, perché veramente i rivoli sono tanti e appunto gli spunti per la discussione sono veramente tanti, per cui io non so, a questo punto partirei magari dal primo, che è il contesto, quindi i nostri mercati, dove stiamo andando e che ruolo, quali cambiamenti soprattutto il mercato, che appunto la sfera di cristallo nessuno ce l'ha, però si sa benissimo la situazione, non c'è bisogno della sfera di cristallo, no? E credo intanto tutti voi lo vivete nel vostro lavoro quotidiano. Certo, voglio dire, se uno pensa che l'architetto disegna case nuove, il mercato è cambiato. L'architetto non disegna case nuove, non disegna più case nuove. Il mercato delle costruzioni, che vale oggi 280 miliardi di euro, ha 50 miliardi di euro di cui nessuno parla, che è manutenzione ordinaria del patrimonio esistente. Ordinaria. Quindi quei micro interventi di manutenzione del patrimonio esistente. Se mettiamo insieme manutenzione ordinaria con manutenzione straordinaria, stiamo parlando del 75% del mercato delle costruzioni. E se la manutenzione ordinaria vale circa 50 miliardi di euro, tutte le nuove costruzioni residenziali che si fanno in Italia ne valgono 18. Si sono costruite in Italia 600.000 abitazioni all'anno, per alcuni anni, negli anni 70, 700.000 abitazioni all'anno. Poi nel boom nel primo decennio degli anni 2000, col picco 2006-2007, si è arrivati a costruire 350.000 abitazioni all'anno. Adesso se ne costruiscono 100.000. L'Italia perde 350.000 abitanti ogni anno, la differenza nati-morti. Abbiamo perso dal 2013 ad oggi 1.300.000 abitanti.
fra 10 anni praticamente, se va bene ne perdiamo 2,5 milioni, se va male ne perdiamo 4 milioni. E il problema è che sino a ieri si diminuiva la popolazione, crescevano le famiglie perché si frammentavano. Ecco, lo scenario è che diminuiscono anche le famiglie. Una ricerca di qualche anno fa del CRESME si è chiusa così. Pochi nipoti con tante case. Questo è il quadro. In settore delle costruzioni il nostro paese tocca il picco storico di produzione nel 2006-2007. Una dimensione del mercato ricostruito dal dopoguerra spaventoso. Una crescita fuori scala, trainata dal mercato immobiliare, trainata dai flussi di immigrazione, dal boom delle famiglie, qualcosa che assomigliava agli anni 60, una sorta di miracolo economico sproporzionato e non con le basi economiche di allora. Il settore di costruzione trainava l'economia. E poi arriva la crisi immobiliare, arriva la crisi finanziaria e da 2 milioni di addetti al settore delle costruzioni si va a 1.350.000. Picco minimo 2014. Voi sapete che l'Italia non ha avuto una sola crisi, non solo quella 2008-2009, poi 2011, sino al 2014 una seconda crisi, tutta nostra, o meglio tutta mediterranea in qualche modo. E poi però dal 2015 il mercato pian piano comincia a riprendersi. Poi continua nel 2016, 2017 un po' sempre lentamente, siamo molto in basso, e poi 2018-2019 cominciano alcuni segnali interessanti sul mercato di ripresa, di nuovo ciclo. Allora noi chiamiamo questo nuovo ciclo, sarebbe il settimo ciclo della storia edilizia del nostro paese, primo ciclo dell'ambiente costruito, proprio per questi numeri che hanno il valore del mercato, dell'intervento sull'esistente, no? Sulla trasformazione dell'esistente. E 2019 il mercato comincia ad andare un po' più bene, un po' meglio, ma con numeri un po' interessanti, arriva la pandemia. Peraltro, se ci ragioniamo su come cambiano gli scenari, proviamo a pensare un secondo, 2019, pensiamo ognuno di noi. Cerchiamo di pensare a quell'anno, 2019, poi arriva la pandemia 2020, poi arriva il 2021, poi arriva il 2022 con tutto quello che è successo e adesso siamo di fronte al 2023. Ogni anno è cambiato tutto. Ogni anno, quindi la volatilità praticamente del nostro contesto, delle cose, però allo stesso tempo se ci pensiamo un po' meglio, no, ci sono delle cose strutturali che stanno indirizzando il cambiamento, proprio fasi di transizione vere della fase economica e sociale che il mondo sta vivendo, no? Senza toccare cose più alte. Sostenibilità e digitalizzazione sono i due motori del cambiamento. Strutturali, la pandemia li ha accelerati e la pandemia ha fatto delle cose interessanti perché importanti. La prima cosa penso che abbia, come dire, rilanciato in questa situazione la casa, cioè con la pandemia la casa è tornata di moda. Una stanza in più, tecnologicamente debole, siamo rimasti in casa per tanto tempo, abbiamo visto tutte le cose che nelle case non funzionano e che normalmente standoci poco accettiamo, un balcone, lo spazio per l'esterno, la gente ha comprato cani per poter uscire, cioè, e quindi la casa torna di moda. E il mercato immobiliare che era crollato, era già cominciato a ripartire, riparte molto di più. Adesso non so quanti di voi hanno la casa nei paesi di origine delle famiglie. Solo un problema gestionale sino a ieri. Eh no, adesso sono case interessanti, le abbiamo tutte rimesse a posto. Perché? Perché la pandemia fa un'altra cosa. Cambia il rapporto casa-lavoro. Ridisegna praticamente, soprattutto nel settore terziario, l'andare all'ufficio, i tempi attraverso i quali si va all'ufficio. Adesso qualcosa sta, diciamo che lo scenario subito dopo la pandemia era nessuno andrà mai più in ufficio, naturalmente noi andiamo sempre sbandando da una parte all'altra, però sì, certo, io stiamo lavorando su Brescia, Brescia-Milano sono 36 minuti in alta velocità. Farlo tutti i giorni
Ma farlo due volte alla settimana, farlo una volta alla settimana, cambiano le localizzazioni. Don't act effect, lo chiamano negli Stati Uniti, no? L'effetto ciambella, perché si spostano imprese, si spostano persone, e però con una distanza particolare da un certo punto di vista. Poi la pandemia fa un'altra cosa importante, importantissima, che spiega anche poi quello che è successo, che adesso dobbiamo leggere cosa succederà. Si riducono i consumi, si riducono i redditi, ma si riducono molto di più i consumi. Per cui i risparmi degli italiani schizzano verso l'alto. Cioè i conti correnti delle famiglie italiane, praticamente nel 2020, in un anno crescono i 73 miliardi e vanno a 1.050 miliardi di euro, una roba enorme. Nel 2021 altri 52 miliardi, fermi lì. Tanti soldi, fermi lì. E poi la pandemia fa un'altra cosa molto importante. Cambia la politica economica europea. Perché sino a ieri, praticamente, noi che avevamo problemi di bilancio, non potevamo spendere. Se andate a vedere cosa è successo nel settore pubblico, praticamente, analizziamo il bilancio dello Stato in spesa corrente, spesa in conto capitale, che è quella che ha dentro gli investimenti, praticamente crolla la spesa per gli investimenti, invece la spesa corrente non si riesce a ridurla. Quindi lo Stato rinuncia a investire, i comuni rinunciano a investire. Tenete presente che dal 2007 ad oggi i comuni italiani hanno perso il 30% delle figure tecniche al loro interno. Quindi pensate a che situazione ha oggi il Paese rispetto a quello che abbiamo davanti. E cambia la politica economica e nasce, come dire, una strategia nuova di investimento e sostegno alla crisi. E da noi arrivano tanti soldi. Peraltro Draghi, in realtà prima di Draghi sono stati, come dire, c'era il governo Conte, c'erano i commissari in Europa, insomma giocano una partita abbastanza interessante, però alla fine il governo italiano fa una cosa che sorprende, perché si prende, nessuno ha preso così tanti soldi, ma perché gli altri non li hanno voluti. Ha preso 210 miliardi di euro a tassi dello 0,1% da restituire in 50 anni. Allora, quando abbiamo visto cos'è successo con l'inflazione, noi che siamo cattivi abbiamo pensato, Draghi lo sapeva, per cui praticamente l'inflazione, dopo che quando gli do indietro i soldi, però arrivano tanti soldi. Ma nel 2020 succede anche un'altra cosa, perché nel nostro paese praticamente non siamo mai equilibrati in quello che facciamo. E siccome le cose andavano male, siccome c'era la pandemia, diamo un po' di incentivi a questo mercato della ristrutturazione. E arriva il mitico super bonus. Allora, noi lavoriamo con l'ufficio studi della Camera dei Deputati, per cui adesso usciremo in prossima settimana con questo primo dato sulle grandi infrastrutture del PNRR. E poi da 6 anni, ma quest'anno, l'anno scorso non ce l'hanno fatto fare, facciamo l'analisi dell'impatto degli incentivi fiscali sul bilancio dello Stato. Allora, tanto per darvi un'idea, dal 2013, quando cambiano gli incentivi, al 2019, ogni anno, quegli incentivi, 50-65%, anche 75%, c'è stato anche l'85% per chi interveniva sulla sismica, si attivavano 28 miliardi di euro all'anno. Bene, 2020 succede tutto questo, naturalmente perché le cose avvengano ci vuole un po' di tempo e tutto comincia nel 2021 e poi nel 2022. Allora nel 2019 il mercato vale 180 miliardi di euro delle costruzioni. Nel 2020 scende di poco, le costruzioni perdono un 3-4% a differenza di tutti gli altri settori economici. Nel 2022 vale 280 miliardi di euro, in 2 anni 100 miliardi di euro di lavori. Allora, se il mondo dell'architettura non è stato in grado di prendere un incremento di questo tipo, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa sulla quale bisogna riflettere. Allora, la prima cosa che secondo me va fatta, e l'abbiamo fatta per il Consiglio nazionale l'anno scorso, l'altro anno, è quella di dire, ma quanto vale la progettazione in Italia? E quanto fatturano gli architetti dentro la progettazione in Italia?
Allora, secondo noi gli architetti sì e no fanno il 10% del mercato della progettazione in Italia. Allora, questo è il problema, è che cos'è il mercato degli architetti, ma che cos'è il mercato della progettazione. Adesso non so se poi, dopo Roy, col suo modello di offerta, che voglio dire, noi abbiamo, sappiamo che abbiamo società di progettazione, sai che la più grossa è quella canadese, no? Cosa fa? 4 miliardi di euro, una roba del genere. Sono i giapponesi. I giapponesi adesso, insomma, voglio dire, dimensioni di progettazione enormi, no? E appunto, che cos'è la progettazione oggi? Però se anche non tocchiamo il mondo dell'ingegneria, se anche non tocchiamo il mondo dell'ingegneria ambientale, se cominciamo a tirare via tutta una serie di mondi che stanno crescendo e rimaniamo sul mondo dell'edificio, ipotizzando che l'architetto lavora sull'edificio. Ok, allora 20 anni fa prendiamo una palazzina normale residenziale nuova. Quanto valgono gli impianti? E quanto valgono oggi gli impianti sulla stessa palazzina? Dal 15% prima, 35% adesso. Vuol dire che il mondo delle costruzioni è sempre più impianti, sempre più tecnologia. Mi verrebbe quasi da dire, sono architetto, sempre più ingegneria. L'architettura non può fare a meno di ingegneria. Quando Laura parla dell'Ottocento, architetti e ingegneri sono uguali. All'inizio sono uguali, poi vedo che si dice di no, ma se andiamo alle... In realtà gli architetti sono sempre stati una sorta di costo. Allora, all'epoca, allora, anche proprio a livello di titolo di studio. Perché abbiamo un altro dibattito. Esatto. Mi sono laureato con Massimo Cacciari, che era il relatore interno, ma con Silvio Lanaro, che è uno dei più grandi storici italiani. Su come è cambiato un pezzo del territorio veneto dal 1750 al fascismo, quindi è un libro di Marsiglio di tanti anni fa. Quindi potremmo discutere su questa cosa. Però no, quello che voglio dire è che comunque oggi questo mercato è un mercato dove il grosso... Allora, il progetto dell'architetto ha ancora mercato? Sì. Per quanti architetti? Il resto del mercato dove sta andando? Peraltro, se diciamo che il 75% è manutenzione del patrimonio esistente, quindi andando anche sul piccolo, che cosa vuol dire riqualificazione del patrimonio esistente? Vuol dire strutture? Pochissimo. Vuol dire murature? Pochissimo. Finiture e impianti? Questo è il mercato della riqualificazione. Cioè il grosso del mercato della riqualificazione è ancora finiture e impianti. Quindi se stiamo non dentro il cambiamento che avviene nel allora, quello che abbiamo davanti poi, peraltro, è questo aspetto che una parla, il grosso del mercato è andato verso qualcun altro. Peraltro, abbiamo un caso che è interessantissimo, però io poi non voglio portare via troppo tempo, non c'ho l'orologio. 4. Sì. Ah, 5 minuti, poi passo la parola. No, ho visto che ci abbiamo 20 minuti a testa, ho fatto i conti. Abbiamo cominciato quasi alle 7, quindi quasi alle 8, sono le 9, quindi 20 minuti a testa. E per adesso mi sono dimenticato di quello che volevo dire. Basta, è finito, grazie. sì, va bene, vai, parla. Dicevi che gli architetti non servono più a niente. No, penso che allora servono, a cui non volevo arrivare. Servono, adesso poi li preparo, non volevo parlo arrivare a quel punto lì, però lo stavo studi per di architettura io, cioè, per cui prendetevi mai gli ingegneri a casa, prendetevi gli esperti di un certo tipo. Se io vi parlo di facility management, si parla di partenariato pubblico e privato, se dovessi dire qual è uno dei mercati che... Allora, noi non dobbiamo pensare adesso a quello che succede in questo momento, dobbiamo pensare a cosa succederà dopo il 2026-2027, quando finisce la droga che è arrivata sul mercato. Si parlava di PNRR, ma anche qui la lettura è una lettura sempre povera di conoscenza. Perché? Allora, nel 2019, 2020 e 2021 sono stati messi in gara ogni anno 40 miliardi di euro di lavori di opere pubbliche.
Nel 2021 non c'era niente del PNRR, solo pochissimo. Negli anni precedenti si mettevano in gara 20 miliardi di euro se andava bene di opere pubbliche. Perché? Perché i soldi li hanno messi nel 2014-2015, non erano capaci di spenderli, di attivarli, e quest'onda è arrivata 2019-2020. Sapete quanti sono le gare nel 2022? 83 miliardi di euro. Si dirà, ma ci sono le aggiudicazioni. Tra 2021 e 2022 sono stati aggiudicati 100 miliardi di euro di lavori di opere pubbliche. Le gare sono di 200 miliardi in 4 anni. Allora il problema è se il sistema è in grado di farle. E poi che tipo di gare? Vabbè, siccome la progettazione non è stata in grado di fare la progettazione, le gare sono andate alle imprese che adesso devono fare la progettazione. Ma perché questo? Cioè, dove sono gli architetti che stanno in gioco nella partita? 100 miliardi di... Allora, gli incentivi che erano... E chiudo, se no lui si arrabbia. Gli incentivi che erano 28 miliardi di euro all'anno, quindi riqualificazione, tutti gli incentivi, superbonus e altri, sono arrivati a 64 miliardi di euro, 2021. Non sono chiacchiere queste, sono numeri veri. Cose di cristallo, come dice, sono numeri, basta vederle, ci sono i documenti, si può benissimo leggere e dire le cose come stanno. Nel 2022 sono 95 miliardi di euro di opere incentivate, che sono così tante che non sono neanche riusciti a farle nel 2022, tanto è che il mercato sta andando ancora bene, nonostante non ci siano più gli incentivi, perché c'è l'onda che continua in un certo modo, perché è quello che bisognava fare, che non si riesce a fare. Quindi oggi noi siamo di fronte a un eccesso di mercato, dove manca chi è in grado di entrare in gioco all'interno di questo mercato. E chiudo facendovi l'esempio di chi ha guadagnato nel mercato. Perché io prendo il super bonus, l'esempio più importante di... Facciamo 100 e il 110%. Diciamo che una media del 14%, dovevano prendere il 10%, è andata alle banche nella media. Se siamo onesti, siccome le imprese poi utili non li fanno e quindi non pagano le tasse, il 34% è andato tra IVA e IVA dei consumi intermedi e IRPEF dei lavoratori. Quindi il 34% è riandato allo Stato. Un 13-14% è andato al mondo della progettazione. Ma chi era il mondo della progettazione? Quanti di voi hanno fatto le piattaforme? Quanti di voi hanno lavorato per Deloitte, Ernst & Young? Quel mondo lì aveva bisogno di esperti, no, alcuni di voi hanno operato sul mercato dei superbonus con i partner, con le cose, ma lì è un tipo di mercato totalmente diverso. E il 42% è rimasto all'edilizia per fare quello che doveva fare. Il mercato non è che non c'è. Il mercato c'è, ma sta, come dire, cambiando la sua natura. Allora, il tema è che cosa fa l'architetto e cosa deve diventare l'architetto in uno scenario di questo tipo. Non si fanno più case? Sì che se ne fanno, molte meno di prima. Si fanno altri tipi di mercato. L'innovazione tecnologica, la guida dell'innovazione tecnologica. Il cantiere, cioè oggi, se voi dovete chiedermi, peraltro se volete, il 13 dicembre a Milano c'è un convegno che abbiamo organizzato che si chiama... Dicembre ho detto? Sì. Ormai sono perso, è troppo tardi, stasera sto andando, quindi settimana prossima, okay, il 13 aprile, 13 aprile si chiama Digitalize or Die. Non so, sono rimasto lì dove si c'era la vacanza, capito? Questo è. Digitalize or Die. C'è GS1, che è il leader mondiale del codice a barre per l'identificazione dei prodotti, c'è il mondo della distribuzione, sono tutti lei. Perché? Perché questo mondo delle costruzioni ha un livello di produttività bassissimo, peggio di tutti, ha un costo dell'errore altissimo, paga tantissimo quello che fa e non può più permetterselo. Questo è un ambito eccezionale davanti, quello di migliorare la produttività del settore, ottimizzare il processo, comprare bene e realizzare bene quello che bisogna fare. Chiudo. Grazie,
grazie per questo quadro, ma non avevo dubbi sulla chiarezza anche proprio contenutistica, nel senso che appunto la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, però comunque il Cresme ha delle chiavi di lettura che sono sempre... Esattamente, sono i bilanci, sono le cose, penso che ognuno di loro le conosca nel senso della loro attività. Quindi uno parla di sfere cristallo, sembra quasi dire, ma non, guardate che non è così, no, purtroppo è così. È purtroppo, esattamente, purtroppo è così, per cui questi dati e questo quadro servono proprio su un vassoio. La seconda domanda, quindi il futuro, sarà un futuro a grande scala o a piccola scala per la progettazione? Perché comunque i temi che sono venuti fuori sono temi importanti, cioè sostenibilità, la gestione della sostenibilità, la gestione, comunque il peso dell'impianto nell'edilizia. Ok, un minuto è mio, anche meno, e la digitalizzazione, perché la digitalizzazione è anche uno degli scogli per uno studio piccolo, avere le licenze anche solo per i software, il BIM, può essere un impegno importante. Per cui... il futuro però, quindi a che scala sarà? E poi anche che azioni si possono fare anche a livello centrale, anche soprattutto secondo me la fiscalità comunque è un nodo importante, perché alla fine la flat tax, ad esempio, perché lascia fuori gli studi associati, perché lascia fuori tutte le forme di associazione, non la società che è una cosa diversa, però cioè, sono molto interrelati e interconnessi. Su questo non ne so niente. No, però infatti io sapevo... Una società proprio perché allora, non mi devo occupare di voi questo. Voi siete in asse. Qui io guardo e potrei vedere tutti e tre, quindi insomma. Io ho preso un sacco di appunti, poi alla fine mi sono perso con tutti i numeri, esatto. Adesso mi scuoto e mi sparo da tutte le parti. Tu hai detto una frase prima, piccolo non sempre bello, io lo dico sempre, piccolo è bello ma solo se cresci, rimanere piccolo alla fine vieni schiacciato. In qualsiasi ambito, diciamo, tu viva, nella natura, il piccolo, o sei così piccolo e veloce, però, diciamo, solitamente devi crescere anche quando nasci. E allora, la dimensione può essere un passaggio. Allora, io non so come mi è venuta questa illuminazione, se è un'illuminazione, un incubo, non lo so. Io ero andato, mi sono laureato, ma già lavoravo da 4 anni, ho avuto la fortuna di incontrare una serie di personaggi, quello che mi ha formato maggiormente era Roberto Morisi, socio di Moretti, sono stato con lui 2 anni e facevo secondo, terzo anno, attaccavo trasferibile, tiravo le righe, per cui non, niente di più, però ho iniziato a vedere il lavoro internazionale. Quando mi sono laureato, cosa ho detto? Devo andare a imparare e sono andato a Londra a cercare di trovare una strada. All'epoca era 86, il CV, io ho scritto una roba a mano, l'ho portata all'RBI, gliel'ho lasciato, silenzio, solo perché c'era mia zia che abitava a Londra, sono rimasto a casa sua 2 o 3 mesi. A un certo punto mi chiama uno, un architetto calabrese, che e dice, devi venire a lavorare con noi. Cioè, era Luigi Giffone, uno dei miei grandi maestri, insieme a Franca Helg, che mi aveva formato a livello universitario, e mi dice, devi venire a lavorare con noi perché noi facciamo la pianificazione degli spazi di lavoro. Ho detto, ma cazzo, io voglio fare l'architetto. Dopo 3 mesi, nessuno mi aveva richiamato, sono tornato da lui e ho detto, va bene, vengo a lavorare da voi. Sta di fatto che mi hanno fatto formazione, io ero lì per imparare l'inglese, 3 giorni di formazione mi hanno mandato a Bari. La mia esperienza a Londra è stata di 3 giorni e poi 3 mesi a casa di mia zia e poi a Bari. È lì che mi è venuta l'idea, perché a Bari mi hanno dato da progettare, almeno pensavo, il più grande centro di ricerca per l'Olivetti, avevo 26 anni, quindi ero... tutto gasato, dico, devo fare questa roba. Olivetti all'epoca era il mostro della tecnologia, avevo come interfaccia all'epoca per il controllo qualità Michele De Lucchi e quindi dicevo, con tutto il gruppo Memphis da una parte, i ragazzi degli studi che avevano la mia età dall'altra, ho detto, faccio tutto. Dovevo incrociare
c'era Arup, c'era degli inglesi che facevano impianti elettrici, altri che facevano impianti meccanici. E io facevo, ero stato nominato responsabile del lavoro, almeno questo pensavo. Ci ho messo 15 anni a capire che era Luigi che mi guidava e io ero solo il braccio che si muoveva dietro il suo suggerimento. Però questo mi ha fatto capire che l'architettura non era solo l'architettura. Io ero andato lì perché dovevo fare il segno, come tutti quelli che escono dall'università che vogliono prendere adesso il mouse, adesso la matita, io ho ancora la matita, e lasciare il segno. Invece no, era un'attività molto più complessa. L'integrazione delle competenze, quello che hai detto anche tu prima, l'architetto demiurgo oggi, anche di leonardesca memoria, se vuoi, non può più esistere. Le competenze richieste sono così elevate che devi avere una specializzazione. Noi abbiamo il vantaggio, almeno in Italia, che la nostra formazione universitaria ci dà almeno un background un po' più ampio. In altri paesi poi invece si specializzano dall'inizio. Tornando al discorso architetto-ingegnere, in tutto il mondo asiatico è un'unica figura. Adesso anche... diciamo, molto più ingegnere. Beh, anche noi, gli ultimi acquisti che abbiamo fatto ingegneria e architettura, Politecnico che arrivano da Lecco, gran parte arrivano con questo background. Però tornando a quello, ho capito questa necessità di mettere insieme le competenze, l'unione fa la forza. E lì ho iniziato a lavorare con questo tipo di mentalità. Poi nel 93 è successo di tutto e di più. Io volevo diventare socio della società inglese, e c'era la crisi, perché anche nel 93 c'è stata la crisi economica in Italia, ci hanno mandato via tutti, perché poi alla fine ero andato a lavorare a Milano, perché lavoravo 3 giorni a Bari, 2 giorni a Mogliano Veneto e stavo il weekend a Milano. Mi hanno mandato via dopo 8 anni, ho detto no, non c'è più posto, ma perché io avevo chiesto di diventare socio agli inglesi. Il general manager italiano si era un po' offeso e mi ha lasciato a casa. È nata mia figlia, mi sono schiantato in macchina in autostrada e quindi ho detto qualcosa deve succedere. Il giorno del mio compleanno, tra l'altro. Poi incidenti a catena in autostrada, la colpa non è di nessuno, perché ho buttato via la macchina, sono arrivato in treno a Milano e ho dovuto andare a prendere una macchina a noleggio per recuperare la famiglia. E lì è nata l'idea di provare a pensare al concetto della progettazione integrata. Risalgo a un po' di anni prima. Io oggi il progetto CMR, diciamo, ha le due anime, architettura e ingegneria. Il mio socio è Marco Ferrario, che è ingegnere, ma noi ci conosciamo da quando abbiamo 11 anni. Abbiamo fatto tutte le scuole assieme. Abbiamo fatto il Politecnico, io architettura e lui ingegneria, perché io non volevo fare niente. Mi hanno detto vai a lavorare, e siccome mi hanno detto vai a lavorare mi sono incazzato e sono andato all'università. Mi sono laureato, però ho fatto i primi 2 anni a ingegneria, facevo tutti gli esami diciamo tecnologici a ingegneria e lui faceva i compositivi ad architettura, quindi avevo dal liceo messo insieme, avevamo la stessa mano, disegnavamo uguali, qualsiasi cosa facevamo, vendevo i disegni al liceo, vendevo i disegni all'università, cioè, non lo so, devo aver avuto una dote della vendita abbastanza elevata. Preso i voti più belli con i miei disegni fatti per gli altri che con i miei, perché poi alla fine dicevano almeno cambia il retino, perché erano tutti uguali, però facevo l'acquisto a metri. Quindi. E Marco Ferrario a un certo punto, quando mi hanno mandato via dall'altra società, ho chiamato 2 amici, non avevamo grande fantasia, CM, io sono R, e ho detto facciamo lo studio. Poi eravamo a casa di un mio amico in ufficio. Era uno studio ancora, non una società. Era uno studio di noi tre. Però eravamo ospiti da un amico, solo geometro, perché era uomo, che si chiamava Edoardo Picone. E lui ha detto vado a fare una società. Sì, farla CMR, costruzione, manutenzione e ristrutturazione. Sì, sì, sì. Lui è tornato a casa e ci ha messo la P davanti. Quindi ha fatto PCMR perché era lui. E ci ha fregato in pieno, perché noi abbiamo cercato di trovare il modo. E allora mi è venuta l'idea, mettiamo il progetto di CMR. Porca miseria, di un geometra. E così siamo partiti, però il primo lavoro, ci abbiamo messo 6-7 mesi a trovare il primo lavoro,
E anche lì, all'epoca non c'erano le mail, scrivevo la lettera, 10 lettere al mattino, facevo 10 telefonate al pomeriggio, anzi 50 telefonate, finché arrivato a giugno, 6-7 mesi, il primo cliente è arrivato ed era JP Morgan. Perché io andavo a incontrare le persone e ho in qualche modo imparato o appreso che cosa il mercato voleva. Io non andavo e ascoltavo, non dicevo niente, ascoltavo. Dopo 6 mesi avevo capito che il mercato cercava qualcosa e JP Morgan ci ha dato la possibilità. Primo lavoro, ho recuperato l'impresa di costruzioni, il direttore tecnico era Marco Ferrario. E lì mi è venuta l'idea, troviamo il modo di portare l'ingegneria all'interno dello studio di architettura. E avevamo fatto la SNC di architettura, i soci dell'architettura non volevano gli ingegneri e quindi ho fatto un SRL di ingegneria con ingegneri e poi li ho messi assieme. E questo nel 95 ci ha fatto fare il salto, portando con un unico interlocutore competenze diverse al cliente. E piano piano siamo cresciuti. Quindi io sono sempre stato dell'idea, e ho sempre detto che non, cioè, da quando Progetto CMR si è fusa diventando una società di ingegneria, perché poi alla fine siamo una società di ingegneria, perché questo è quello che la norma oggi ci richiede. Che è il problema? Ho sempre detto che non siamo uno studio di architettura, ma siamo una società. E questa visione, diciamo, della società è quella che poi mi ha fatto crescere, ci ha fatto crescere, perché è grazie al lavoro di tutti che siamo cresciuti. Poi abbiamo avuto sbandamenti, fuoriuscite, spin-off e cose varie, ma è naturale, ma devi sempre cercare qualcosa di più, devi sempre cercare qualcosa che porti un vantaggio al cliente. Quindi l'innovazione e la ricerca è alla base di tutte le crescite. In queste crescite poi alla fine abbiamo capito che non si riusciva più a crescere un pezzo alla volta. Allora abbiamo iniziato a fare delle operazioni anche di carattere diverso. Inizialmente erano le competenze, l'architettura e l'ingegneria. Era il 94, era nata la legge sulla sicurezza, quindi la 231 del 94. Questi numeri tu che però identificata da un... E poi avevamo messo dentro altre due competenze che erano il design di prodotto e, diciamo, la parte di gestione, di project management, se volete, di gestione, perché all'epoca uno dei docenti con cui si era lavorato Marco aveva portato per la prima volta il project management al Politecnico e quindi ce lo siamo accaparrati. Infatti il disegno della nostra piramide, che nessuno capisce, è una piramide tronca fatta da 5 pezzi, perché erano le 5 attività, le 5 divisioni, dipartimenti che avevamo all'inizio. E questo qui ci ha fatto sicuramente crescere, però ogni dipartimento aveva una competenza specifica con una persona che non era necessariamente un architetto, anzi due erano ingegneri. E poi cresci che ricresci, non siamo riusciti più ad andare avanti, abbiamo iniziato a integrare strutture esterne. Posso citare alcune delle acquisizioni, sono andate a buon fine, altre sono andate con, diciamo, risultati diversi. E le ultime, diciamo, che ho forse compreso, che bisogna mantenere l'identità del professionista, perché piccolo è bello se cresci, ma parafrasando una pubblicità mi viene da dire dobbiamo essere una struttura di artigiani, ma artigiani a livello industriale, quindi strutture da 20-25 persone è una dimensione che riesci a gestire, oltre diventa problematico se tu riesci ad avere una struttura che ha un responsabile ogni 25 persone, allora puoi fare un lavoro a scala industriale. E quindi andare anche a acquisire le strutture già pronte, già oliate, già efficienti, ovviamente dopo un periodo di fidanzamento per vedere se parliamo la stessa lingua, se usiamo gli stessi strumenti e se si può lavorare assieme, ci ha permesso di crescere ulteriormente. E questo, diciamo, è il passaggio che io ritengo essere necessario,
mantenere l'identità, mantenere la professionalità, l'imprenditorialità, ma all'interno di un gruppo più grosso per riuscire a avere la possibilità di competere a livello internazionale, perché poi la globalizzazione ci ha fatto capire che non possiamo più essere chiusi nel nostro paese. Adesso non dico dei numeri, sennò mi spavento, però negli anni 60 l'Italia aveva un posizionamento, oggi aziende italiane a livello internazionale forse saranno due o tre, se ne sono rimaste, dopodiché siamo spariti dall'economia mondiale. Allora, se abbiamo quasi 500.000 di architetti laureati, 400 qualcosa, 152.000-153.000 iscritti, in Cina sono 158.000. 58. Adesso siamo a 158. In Cina sono 58, 100.000 in meno con 1,5 miliardi di persone. Ecco, c'è qualcosa che... aggreghiamoci, mettiamoci insieme, allora possiamo andare a confrontarci. Faccio solo un riferimento. Prima del Covid veniamo chiamati per una gara per il più grosso operatore tecnologico in Cina, per la sede di Shenzhen, un edificio di 380.000 metri, un master plan, non mi ricordo più, alla cinese, tipo 2 km, 3 km, in 12. Superiamo tre fasi, arriviamo alla finale, faccio breve, noi e Gensler. Richiesta finale, modello, è un filmato di minimo 3 minuti. Cioè, noi cosa abbiamo fatto? Un modellino, beh, dopo che avevamo già speso tipo 300-400.000 euro, ce ne avevamo dati 250 di dollari. Facciamo il modello, la torre era una torre, non so, sarà stata 30 centimetri, il modello sarà stato 1,5 metri quadro, filmato, abbiamo chiesto a Studio Azzurro 40.000 euro per fare questo filmato, arriviamo lì a Shenzhen, per fortuna non c'era, c'era il nostro general manager in Cina, arriva e mi manda le foto, il modello di Gensler aveva la torre che era 3 metri di altezza, il filmato gliel'ha fatto la Pixar, io dico, chi poteva vincere? Cioè, fanno 1 miliardo di fatturato, dichiarano 1,2 miliardi, 1,3 miliardi, il 2% per marketing e comunicazione, cioè non puoi confrontare. Puoi aver fatto il progetto più bello del mondo, ma quando arrivano, senza offese, i cinesini lì, i politici a guardare, cazzo, quelli erano dentro i modellini che erano, si muovevano anche. La pizza, no? Che ti fa la cosa, certo. E allora è lì che hai bisogno delle dimensioni, lì hai bisogno della forza, perché sennò non ti puoi confrontare. Adesso senza voler essere presuntuoso, ma se ti devi confrontare a livello internazionale non puoi dire che vabbè, lavoro a New York, ho fatto il negozio, ho fatto l'appartamento, ho fatto la torre, ho fatto qualcosa che possa essere visibile. In Italia, secondo te, però, che cos'è che frena la crescita nella direzione che ha scelto di fare il progetto CMR? L'egocentrismo di noi architetti. Tutti vogliamo apparire, vogliamo essere visibili, e questo è quello che blocca l'aggregazione. Ma allo stesso tempo anche un micro intervento di riqualificazione, se tu vai a vedere, se tu misuri gli studi, a parte che sugli ultimi dati li fanno crescere perché con il super bonus bisognava, in realtà lavorano sempre, non sono uno o due persone, non è vero, perché poi alla fine sono 7, 8, 9, 10 persone, tutto non formalizzato, tutti rapporti amicali, relazioni di un certo tipo, e quindi praticamente tutto singolo, invece l'operare si è già spostato in qualche modo, certo non come sta dicendo lui, che è un altro, cioè lì è un altro livello, però cioè, lui si è proprio, però non è negli architetti, è nella mentalità italiana, è un fattore culturale, è un fattore culturale. Cioè essere singoli, abbiamo però un esempio fortissimo, l'altra categoria professionale più numerosa di architetti sono gli avvocati. Ecco, gli avvocati negli ultimi 10 anni hanno compreso questo e si sono aggregati. Oggi le strutture di uffici legali hanno 300-400 persone, 500 persone. Sono di estrazione internazionale, se volete, ma usano il brand, poi sono partner locali. Ecco, questo è un tema. Loro hanno imparato e non è che è finita la professione, ma hanno allargato gli orizzonti e hanno aumentato il fatturato. Il loro fatturato pro capita ha preso uno zero,
grazie a questo tipo di percorso. Però gli avvocati sono tutti avvocati, cioè è emerso adesso che comunque progetto CMR, certo, però progetto CMR è di fatto una società di ingegneria, cioè per crescere, sì, l'architettura, è una società di ingegneria che ha l'80% di architetti, però comunque e il 55% sono donne. Però a livello, sì, questo è nella pratica, però a livello proprio, chiamiamola fiscale, non so come, a livello allora, no, cioè quello, gli architetti, cioè la società di architettura. Questo non posso dirlo, io dall'inizio l'unica innovazione che c'è stata in materia è stata la SPT, la società tra professionisti, STP, tra professionisti. Valutando queste società dal punto di vista fiscale, non conviene farle, non conviene farle. Tanto è vero che noi abbiamo fatto cercato di incidere nella testa soprattutto dei componenti del Parlamento per fare inserire delle norme innovative agevolazione e la premialità per realizzare queste forme di aggregazione. Ora pare forse ci siamo riusciti, perché nell'ultima legge delega sul fiscale questa idea è penetrata e quindi probabilmente questo aiuterà a costruire le STP, le società tra professionisti. Poi mi fermo qui perché potrei continuare da dove ha finito Massimo Roy. Assolutamente. Misura tutta. Allora, 2 minuti, 2. I 20 minuti però richiedono una sorta di recall sulle domande, perché comunque effettivamente ce n'erano tante. Un minuto solo, quindi a questo punto, in tutto questo quadro che comunque sta emergendo, un quadro estremamente complesso, e secondo me nella realtà è ancora più complesso, perché questi sono proprio i sommi capi di quello che tutti i giorni la professione porta. L'ordine professionale, quindi ovviamente salendo il Consiglio Nazionale, perché il Consiglio Nazionale poi in realtà nasce insieme agli ordini, perché comunque di fatto nascono insieme, però nasce, almeno anche nei dibattiti ottocenteschi, l'esigenza, che tra l'altro è cavalcata pure da Roma, che a un certo punto spiazza tutti e costituisce una società degli ingegneri e degli architetti italiani con sede a Roma, senza che però nessuno voti nulla, nel senso che loro stessi si cambiano il nome, diventano società degli ingegneri e architetti italiani con sede a Roma, però nasce come elemento di pressione e di dialogo con ovviamente il governo, perché chiaramente gli ordini nascono come garanzia dell'operato degli architetti, però di fatto comunque un minimo di aspettativa su un'azione anche forse difensiva e di promozione, che comunque in realtà il Consiglio Nazionale è anni che sta facendo, comunque sta portando avanti la promozione proprio della figura, del ruolo dell'architetto, il cui ruolo e la cui identità però è sempre più sbiadita, perché comunque quello che noi vediamo, cioè io lo vedo nella mia professione, che ho deciso di non fare la professione progettuale, io non progetto, però ho deciso di fare un'altra strada, però che è quella della comunicazione, per cui ho un doppio punto di vista, per cui la figura sembra sempre un pochettino più sbiadita. Appunto la società di ingegneria, che non è la società di architettura che ingloba l'ingegnere, ma è la società di ingegneria che ingloba l'architetto, che è il punto di vista... No, non è così. Ok. Perfetto. La società di architettura, dipende dalla società di ingegneria. Ok, perfetto. Ottimo. No, però noi siamo una società di architettura. Perfetto. Perché non capiamo i fondamentali? Continuiamo questo dibattito come ricostruito da 100 anni. Scusa che cazzo. Ma la cosa fondamentale è se si fanno società di capitale o società di persone. No, perché ripeto soltanto, la differenza fondamentale non è tra ingegneri e architetti, ma è tra società di capitale e società di persone. Basta. Una cresce, allora, quando muoiono i soci, muoiono. Allora, abbiamo trattato argomenti molto connessi l'uno con l'altro, che delineano un quadro sia dai numeri che poi anche dal racconto fatto da Massimo Roy, un quadro abbastanza complesso della situazione. Allora io da dove partirei? Partirei da una delle cose che diceva adesso Massimo, alla domanda, allora perché, qual è la difficoltà degli architetti a svolgere
e crescere nell'ambito della, della professione con quei numeri che dava Lorenzo, che sono dei numeri importanti, perché Lorenzo diceva non mancano i quattrini, ne sono tanti, troppi forse, c'è una crescita del settore, a parte le bolle, diciamo, come il super bonus su 110 che va a finire, aspettiamo l'ultima onda, insomma, che arriva. Ci sono 70 miliardi all'anno persino al 2026, quello che... qualcosa, insomma, arriverà forse fino al 2026. Ma poi sarà una fase, si chiuderà questa fase. Ecco, nonostante questo, ma perché c'è una difficoltà? Dove sta la difficoltà? E lui ha dato una risposta che io condivido pienamente. Intanto, sicuramente, in questo egocentrismo che è proprio della nostra, del nostro modo di essere. Siamo tutti anarchici individualisti e pensiamo che possiamo risolvere i problemi da soli. Purtroppo non è così. Il mercato è cambiato profondamente. Il mercato ci chiede competenze, integrazioni e interdisciplinarietà, e significa andare a scendere in guerra con la fionda rispetto a un mercato che invece ha bisogno di ben altre armi da mettere in campo. E questo è un problema culturale sicuramente, che non riguarda soltanto, poi dirò anche qualcosa sull'esterno, sulla committenza, è un problema che ci riguarda dal punto di vista culturale, un po' dobbiamo liberarci di questa camicia di forza dell'essere noi lo studio monocellulare, no? Che al massimo quello che fa è di costruire delle reti di relazioni, sempre sono le reti occasionali e precarie, di volta in volta legate al raggiungimento di un determinato obiettivo. Questa operazione adesso, con queste mutazioni profonde che sono avvenute nel mercato, non reggono più. E quindi riusciamo a prendere neanche una fetta di quel mercato, soltanto piccole dosi di questo mercato. E quindi credo che sia necessario un profondo cambiamento della organizzazione del nostro sistema professionale, in quanto architetti e non solo architetti, questo riguarda anche altre professioni tecniche, un po' meno per certi versi, ma riguarda anche altre professioni tecniche, e dobbiamo costruire un nuovo modello organizzativo di produzione. Di produzione, un modello organizzativo legato ai servizi della progettazione, dove al centro c'è il tema, lo voglio riprendere perché qui è stato sfiorato, ma è un tema centrale, il tema del progetto. Cos'è oggi il progetto? Il progetto è qualcosa oggi di molto complesso rispetto a quello che poteva essere 30 anni fa. È un progetto che richiede, il progetto richiede competenze, richiede interdisciplinarietà, multidisciplinarietà, ma richiede anche, così come in tutti i progetti complessi, qualcuno che sia, diciamo, il coordinatore del progetto. Ecco, in questo io vedo Lorenzo, rispetto alle giuste osservazioni che tu hai fatto, la possibilità di aprire una fase nuova anche per il nostro mestiere. Io credo che noi, non perché dobbiamo sopravvalutare la nostra formazione, le nostre qualità, le nostre capacità, però credo che nel prossimo futuro, ecco, se ragioniamo in termini di futuro, dovremmo sempre più divenire dei tecnici, dei professionisti che abbiano sicuramente delle significative competenze tecniche, che portano dietro un bagaglio culturale, umanistico e culturale, che altri probabilmente non hanno così sviluppato come possiamo averlo noi, e che hanno il compito di coordinare le diverse fasi del progetto. Per cui il tema è, sì, cresce la tecnologia, non c'è dubbio, perché è chiaro,
gli impianti di una civile abitazione di 30 anni fa, di 40 anni fa, erano degli impianti assolutamente irrisori. Oggi qualunque unità abitativa, la più piccola, in determinate condizioni, richiede un surplus di impegno tecnologico per tante ragioni che, insomma, sappiamo, è inutile spiegare. Ecco, però il tema è il coordinamento, complessità del progetto, coordinamento. Ma perché tutto questo deve avvenire? Perché, e qui è l'altro tema, e mi leggo alla questione a cui facevo riferimento prima, cioè il rapporto con la committenza e con l'esterno, perché il tema è la qualità. Purtroppo ne parliamo tutti, però lì c'è uno scontro culturale in questo paese che dobbiamo sapere esiste ed è nei fatti in campo, facendo operazioni sicuramente come dire, devastanti dal punto di vista delle realizzazioni della trasformazione del territorio, nel mondo, nel settore dell'architettura e dell'ambiente costruito. Ed è il tema appunto della qualità che si contrappone oggi come non mai al tema della quantità. Lo vediamo col PNRR. Il dibattito, la discussione è molto legata a ma riusciremo a spendere tutti i quattrini? Allora cosa dobbiamo fare per poterli spendere di più e in fretta per raggiungere l'obiettivo? Nessuno si pone il tema della qualità, eppure i famosi 219-20 miliardi tra fondi PNRR e fondi complementari che l'Europa ci ha messo a disposizione erano e sono una grande occasione, non tanto per realizzare più cose, no, perché se tu realizzi qualcosa che non serve a nulla, ma la realizzi giusto perché devi spendere dei quattrini, hai avuto un effetto sul mercato assolutamente, diciamo, occasionale e limitato nel tempo. Se tu spendi guardando al futuro e guardando a un obiettivo di qualità, è tutt'altra cosa. Ma nessuno oggi parla di qualità. Cioè quello che succede nel codice dei contratti, per cui il nuovo testo ha molto marginalizzato il tema dei concorsi, per esempio, che è uno degli strumenti che noi riteniamo, fino a dimostrazione contraria, che sia uno strumento per raggiungere e selezionare la qualità, o estendere in maniera illimitata il ricorso all'appalto integrato, delegando all'impresa non solo la costruzione ma anche una parte fondamentale del progetto. Ecco, tutto questo mi fa capire che c'è in campo, dobbiamo mettere in campo una battaglia culturale sul tema della qualità, perché è solo a quel punto, e quando ragioneremo sulla qualità e quindi non solo su quelle che sono le innovazioni e la ricerca in termini di progettazione dei materiali, delle tecnologie eccetera, ma anche una ricerca, perché io credo che noi facciamo questo come mestiere, una ricerca su soluzioni innovative dal punto di vista della qualità dell'uomo che vive dentro le architetture, quello che dicevamo prima, no? L'architettura è un'arte che avvolge. Posso fare un'integrazione a quello che dicevi? Perché si lega esattamente al discorso di prima, qualità. Io l'altro ieri ho fatto un intervento a un convegno parlando proprio di questo. 22 anni fa abbiamo realizzato un network europeo con altri 5 partner, come le barzellette, l'italiano, il francese, il tedesco e lo spagnolo. E il dato fondamentale è che all'interno di questo gruppo noi siamo quelli che, da un punto di vista di riconoscimento economico, manca un numero, noi siamo 5,5%, 6% se sei bravo, facendo architettura e ingegneria. In Inghilterra 15% solo l'architettura. In Germania abbiamo fatto una gara, ci hanno chiamato perché noi abbiamo preso la tariffa professionale italiana più il 30%, ci hanno detto che eravamo alla metà della tariffa tedesca. Vi giuro,
E questo è il dato fondamentale. Come fai a fare qualità se non hai il tempo per sviluppare il progetto e se non hai le risorse per pagare il progetto? Se poi ci tolgono anche le fasi progettuali, perché sono almeno 10 anni che nel real estate non c'è più il progetto esecutivo, perché si fa il definitivo appaltabile, una parolaccia allucinante che adesso è diventata anche legge, per cui scarichi tutto all'impresa che ha l'obiettivo unico di fare denaro e chi se ne frega della qualità. E questo, e all'estero queste cose te le riconoscono, perché all'estero l'architetto è ancora un ruolo fondamentale e l'architetto italiano ancora di più, perché noi abbiamo la storia dietro, ma in Italia ce lo siamo dimenticati e non riusciamo più a farlo. Sì, no, abbiamo la storia dietro, questo è profondamente vero, abbiamo una formazione, una cultura del nostro mestiere che è anche diverso rispetto a quello che hanno altri professionisti in altri paesi europei. Allora, per esempio, io non sono stato mai affezionato all'idea, dopo l'eliminazione delle tariffe, che bisogna fare la battaglia per le tariffe, cioè, però, c'è un però. L'idea nasce da una posizione, dal trattato, da una posizione assunta dall'Europa in cui si dice che bisogna privilegiare il consumatore. Quindi bisogna determinare una situazione di concorrenza, le tariffe sono delle gabbie che penalizzano e colpiscono il consumatore e quindi bisogna aprire errori. In Germania, in Spagna, in Inghilterra ce le hanno. In Spagna una cosa similare, però la Germania ha avuto l'infrazione europea sul tema del... Sì, allora ci ha chiamato a raddoppiare la tariffa. Ma perché? Anche perché l'Europa ha detto... Perché poi non è vero questa cosa delle tariffe, no? Perché il problema è regolamentare l'attività professionale, i prezzi e i costi della progettazione, detta allora le vecchie tariffe, diciamoci la verità, che succedeva? Che io e te progettiamo due cose analoghe, no? Io arrivavo con il mio progettino fatto così, fatto di 3 tavole, una relazioncina e qualcosa in più, e applicavo la tariffa. Tu ti presentavi con una roba così, capito? Appunto, tu dicevi il grattacielo di 3 metri e 30 centimetri, allora quello vince sicuro. E questo, diciamo, in un'ottica di un certo tipo. Dopodiché ti presentavi con una e prendevi la stessa tariffa che prendevo io. Allora, probabilmente non è il tema delle tariffe, ma stabilire sì una regolamentazione delle tariffe, ma fare dei... un ordine che deve regolare queste cose, perché se la tariffa è così, se la tariffa è uguale per tutti, grazie al cielo, speriamo che la rimettano, veramente di cuore, no? È l'ordine che deve essere sicuro che tutti quanti fanno quello che devono fare. Esatto, ma, quindi, ma per fare questo, e stavo arrivando proprio a questo, per fare questo bisogna fare dei protocolli. Quindi non basta più la tariffa, ma diversificare la tariffa in funzione di protocolli di operativi e di competenze che devi esplicare. Tutto questo però, l'abolizione delle tariffe, cos'è che ha determinato? Ha determinato sì un libero mercato, o quasi, anzi un libero mercato senza quasi, ma con una profonda dequalificazione delle produzioni. Dopodiché che è successo? Che tu non hai fatto il bene del consumatore, perché il consumatore poi ha realizzato delle cose, no, che erano svalutate già di per sé, perché chi le andava a progettare, chi le andava a realizzare, erano delle cose assolutamente non di qualità. L'architettura è un mestiere sociale. L'architetto svolge un ruolo sociale, l'architettura è un bene sociale, ho detto prima, noi dobbiamo progettare al di là dell'aspetto fisico dell'edificio, progettiamo per le persone, per quelli che devono vivere quegli edifici, e quindi tutto questo evidentemente ci porta a dire che bisogna un po' questo aspetto qui rimetterlo in discussione e rivederlo.
è una cosa molto complessa rivedere le tariffe. Quindi giusto che il Ministero della Giustizia, no? Attraverso l'ordine si occupi di cose sociali. Sì, no, ma infatti lei l'ha detto all'inizio, noi siamo un organo sottoposto alla vigilanza del Ministero di Giustizia, che gli ordini facciamo 100 anni, e lì io credo che più che non dobbiamo fare la celebrazione dei 100 anni, per carità, facciamola pure, parliamone e faremo delle manifestazioni che vanno in questa direzione, ma guardare al futuro, e bisogna cambiare profondamente le cose. Il modello ordinistico così com'è ha finito la sua funzione. Noi dobbiamo diventare qualcosa di diverso. Dobbiamo diventare degli organi che sono in grado di poter sempre di più intervenire sulle politiche della professione, sul cambiamento profondo della professione, di poter avere un ruolo importante nelle decisioni che dal punto di vista del governo, delle istituzioni vengono prese teoricamente ce l'hai ancora adesso questa cosa, ce l'hai ancora pure ora questa cosa qui del tuo ruolo, però in effetti è stato un ruolo che non è stato esplicato fino in fondo, ma non certo perché noi non abbiamo operato in quella direzione, ma perché da parte dell'interlocutore, sia esso istituzionale, sia esso politico, ma sia anche il nostro interlocutore dal punto di vista sociale, questa nostra idea a cui facevo riferimento prima, della centralità del progetto, della qualità delle realizzazioni, proprio per questo conflitto esistente attualmente, l'abbiamo detto per il PNRR, tra quantità e qualità, ecco, tutto questo, diciamo, non è diventato un patrimonio comune. Quindi è un paese, cioè noi dobbiamo cambiare profondamente noi stessi, nel nostro modo di vedere, le cose che sono state dette sono sacrosante, ma allo stesso tempo credo che bisogna fare una grande battaglia culturale in questo paese sui temi dell'architettura e della qualità dell'architettura. Questa è una grande battaglia culturale, ecco quello che noi dovremmo cercare di fare. Perché guardate, c'è una profonda incomprensione, no? Al di là delle nicchie che comprendono il valore, la qualità dell'architettura, poi c'è gran parte della società ci vede come soggetti molto strani, no? Un po' creativi, un po'. Sì, siamo bravi a fare delle cose. Il problema grosso dell'Italia è che l'Italia è il paese degli architetti e siamo tutti architetti. È questo che qualunque persona a casa sua dice lo sport e qualsiasi amico se avete mi dai un'idea come faccio la cucina, come metto questa cosa, e questo è il problema. Non c'è riconoscimento dell'attività professionale. Io volevo dire, sì, lo chiedi anche al medico, c'ho la febbre, siamo anche tutti medici, tutti avvocati, siamo tutti medici, avvocati. Comunque dovremmo scrollarci di dosso un po' questa figura dell'essere un po' gli artisti della situazione, no? E quando c'è il tema della quantità, noi siamo fuori, no? Perché non è il momento di fare cose bizzarre, no? Però tenete presente che se voi non avete preso in questi 2 o 3 anni il mercato, cioè, non penso sia così. Penso che oggi, voglio dire, chi manca sono i progettisti, perché c'è talmente tanto. Solo i bandi pubblici sono passati per la progettazione da 300 milioni all'anno a 3 miliardi di euro. Quindi sì. Allora il problema è chi va a prendere questa cosa? Però questo è il tema. Aggiungo e finisco un altro faccio un altro flash su un altro problema. Cosa succede la più Commissione avanti, Europea, cosa, la Commissione Europea ha fatto delle indagini, credo l'abbia fatta con l'Ocse, sul tema della professione in Europa, no? Quindi in solità, solo in Europa. Il risultato di questa indagine è stato che il mondo della professione in Europa non è produttivo, non è capace di rispondere alle esigenze del mercato. Evidentemente ogni nazione ha le sue peculiarità, l'Italia sicuramente sarà nella parte bassa di questa, però diciamo il giudizio è unanime su tutta l'Europa, quindi bisogna cambiare qualcosa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nasce l'idea che bisogna rivolgersi a chi ha maggiori capacità produttive, no?
magari, che so, le società di ingegneria cinesi che usano l'intelligenza artificiale, che progettano dall'edificio alla grande città con l'intelligenza artificiale, e quindi capite bene che in quest'ottica il ruolo dell'architetto, del modello che noi abbiamo, è assolutamente anacronistico e fuori da ogni logica. Allora, questa è una confronto che noi abbiamo necessariamente da fare con queste tematiche. Anche l'intelligenza artificiale sarà un'altra tematica importante da affrontare, e dobbiamo cambiare velocemente in fretta. Cambiare velocemente, non c'è più tempo, non c'è più tempo. Io credo che quella fase che si è aperta, con quelle contraddizioni che sono state rappresentate, ci costringe, diciamo, a fare su questo terreno una battaglia di grande respiro. Lo dobbiamo fare. Io infatti spesso parlo più di categoria professionale, parlo della comunità degli architetti. Mi piace più l'idea della comunità, perché la comunità, insomma, è la portatrice di valori, no? Al di là, diciamo, anche del livello professionale. E credo che questo lo dobbiamo fare mobilitando tutta la nostra comunità degli architetti. E però che questa mobilitazione può avvenire solo a condizione che ciascuno di noi è disponibile a cambiare profondamente il suo modo di essere e il suo modo di lavorare. Se no resteremo soltanto, diciamo, una nicchia fuori dalla logica del mercato, dove alcuni magari riusciranno a fare le cose che fanno, ma il resto della comunità degli architetti sarà, così come le premesse ci sono tutte, ricacciato dietro verso, diciamo, attività e svolgimento di operazioni, lavori professionali di bassa qualità e dequalificate. Ecco, questo io credo che sia uno scenario da evitare. Però se ci pensiamo bene, voglio dire, quando Vitruvio dice che cosa fa l'architetto, abbiamo fatto una cosa al Politecnico qualche anno fa su questo tema, no? E lui dice che l'architetto è un traduttore di linguaggi, li conosce tutti, cerca gli specialisti, li mette insieme, ma conosce tutti i linguaggi. Io mi chiedo, gli architetti di oggi, rispetto a questa evoluzione dei linguaggi che è in atto, li conoscono? Questo è il problema. Se mi chiedete se sono troppi gli architetti, no. C'è un micromercato, gli architetti oggi, allora in questo momento hanno lavorato tutti perché mancavano, cioè c'è talmente tanto, per cui era una roba spaventosa, e quindi non. Ma nello scenario, quindi dobbiamo guardare un attimo avanti, il problema è chi è che oggi ai vari livelli gestisce il processo di innovazione in atto, che è fortissimo. Peraltro tra situazioni arretrate delle imprese, perché la situazione è complicata, ma la spinta è fortissima. Chi è che la gestisce? Chi è che la conosce? Chi è che conosce le nuove tecnologie? Chi le sa usare? Chi inventa la tecnologia dice, guarda, va benissimo, poi la usi, non funziona, perché non è pronta. Chi è che lo conosce? Nel mondo delle costruzioni, allora dovrebbe essere l'architetto. Però è sempre il tema dimensionare, perché se vuoi fare innovazione hai bisogno delle spalle grosse. Allora, se adesso parlate dell'intelligenza artificiale, parlavo l'altro ieri con un famoso studio di architettura mondiale base a Londra, loro hanno comprato un software da 170.000 euro che gli fa i progetti in un quarto d'ora, 20 minuti hanno il concept. E cazzo, no, non puoi andare a battere queste robe. Con 20.000 euro di reddito. Però è questa l'evoluzione. Noi abbiamo iniziato 22 anni fa col BIM. 22 anni fa nessuno ci credeva. Noi abbiamo iniziato e c'è una società che fa solo questo adesso per noi. Abbiamo investito un sacco. Scusate, ma come tu non vorresti abitare in una casa di plastica? Non vorresti starci, sono convinto, no? Io sono convinto che la nostra casa debba essere fatta a nostra misura, con una persona che ha pensato concretamente e creativa, che con creatività, diciamola così, no? E quindi questo architetto
non va bene se un computer però, ti... Però questa è l'evoluzione. Questo è un altro tema. Anna e Barbera nel 63 avevano con i pronipoti ipotizzato il mondo di oggi, ed erano dei disegnatori di fumetti, e c'era la casa fatta con il microonde, con i droni, e facevano le case col pensiero. Scusa, ma neanche nel metaverso adesso si fa così, neppure nel metaverso, perché nel metaverso ci sono architetti veri che progettano dietro le macchine. Io spero che non si arrivi veramente ad avere un computer che ti progetta tutto, sì, però... anche perché poi possiamo chiudere l'università. No, diciamo che però questi sono temi che si sta spaziando chiaramente, ma io non credo che il futuro dell'architettura in Italia, sì, per carità, ci saranno tematiche, la tecnologia, l'innovazione, ma l'innovazione vera deve essere fatta a livello di processi, a livello di formazione universitaria, perché comunque il convitato di pietra di tutto questo sistema è la formazione universitaria, perché se il mondo professionale e il mondo dell'università non si parlano, o comunque si parlano poco, si avrà sempre un laureato che esce con delle competenze che magari il mercato o comunque lo studio e l'attività professionale poi magari non richiede, insomma, per cui i temi sono... Contattare di tutto questo, sono stato alla Triennale l'altro giorno con Boeri a parlare dei giovani e delle partite IVA, dei modelli organizzativi, dei grandi studi professionali, medi studi professionali. Poi capite bene che arretratezza di modello è il nostro, per cui dentro il sistema di produzione e la progettazione abbiamo ancora queste logiche, tu vieni a lavorare da me, ti fai la partita IVA, io ti pago, eccetera. È chiaro che questo modello è un modello arretrato. Allora io dico ai giovani, ecco, bisogna costruire quelle forme di aggregazione. La logica è quella che diceva Massimo, cioè tu hai una struttura centrale che ha a suo intorno una serie di strutture di supporto e di apporto alla realizzazione del progetto, e quindi dare la possibilità ai giovani non attraverso logiche di mero sfruttamento, ma certo, no? Ma attraverso logiche di dignità del lavoro di ciascuno di noi. In grado, almeno quella che abbiamo disegnato noi, è la struttura centrale, offre i servizi. Allora, noi architetti, dicevi la parte fiscale, ma chi se ne frega la parte fiscale? Allora, c'è un commercialista o c'è un amministratore che fa questo, c'è il direttore finanziario che lavora con le banche, c'è il direttore degli acquisti che compra le licenze, un conto se compro 300 licenze, un conto se ne compro 3. Le pago 30% in meno, e questa è la logica. La società di grandi dimensioni deve avere un centro servizi che offre i servizi a tutti, diciamo, i satelliti intorno a lei. La dimensione non può essere di tutti, no? Diceva bene il presidente che c'è un problema culturale, però secondo me c'è anche un problema politico. Perché a me sembra che Massimo Roy, il suo grande driver è stata la Cina. Cioè io ho sempre guardato con grande ammirazione e anche con un po' paura, perché ho detto vai in un paese dittatoriale, però evidentemente lì ci sono delle grandi opportunità. Io mi ricordo, lui faceva centinaia di concept in Cina. Non so quanti poi sono stati realizzati, però c'era la possibilità di fare i concept. C'era io penso che adesso poi non sono chiaramente così addentro alle dinamiche del progetto CMR. Però penso che quello è stato un mercato che gli ha dato grandi potenzialità, e mi ricordo anni fa e mi disse io sono partito da solo e sono andato a conquistare un mercato, però c'era il mercato. Qui in Italia invece il problema è che il mercato non c'è, perché fra 6 mesi il PNR della progettazione è finito. Oggi parlavo con un signore, un fornitore, mi diceva quanti asili stanno facendo? Io ho detto 3.000, però entro giugno bisogna finire le progettazioni, se non è giugno è luglio. È così. E poi è finito, perché gli asili saranno progettati. Cioè non è che si può... il problema è che se il mercato non viene aperto, se il mercato italiano non viene aperto con la progettazione, con i concorsi, purtroppo ci sarà un grande boom. Non c'è niente da fare, e c'è l'occasione forse per meditare, per cercare anche un'alleanza ad esempio con l'università. Perché nessun rettore promuove il concorso di progettazione, mi domando.
Cioè, cioè, come si fa a far lavorare questa gente che si laurea? 800 ogni anno a Torino. Ma scherziamo, ma cosa vengono a fare? Poi prendono e vanno a Londra, chiaramente, vanno da altre parti perché qui non c'è niente da fare. Cioè io ricevo solo pakistani, tunisini, cioè che però dico, ma sai parlare italiano? Ma più o meno, dove abiti? In via Ormea. Cioè, vabbè, in treno no, non mi interessa perché voglio andare a Londra. Cioè sì, benissimo, però non possiamo, bisogna anche, secondo me, vedere il sistema universitario, perché in Francia sono 37.000, cioè qui 150.000, cioè è insostenibile. Grazie. Io avevo due domande, la prima sulle società. Di fianco a me una disegnatrice che non aveva finito gli studi e quindi lavorava con me ma non era architetto, quindi quei 158.000 forse sono anche di più, perché la concorrenza per chi inizia è anche questo, e soprattutto si compete con studi professionali con ridottissime capacità di fare concorsi. Un concorso quanto costa? 8.000 euro per 3 settimane, 3 persone, ma chi si mette insieme uscito dall'università come fa a sostenere questi costi per più di 2 o 3 concorsi? È ovvio che il mercato è poi dettato dalle società di ingegneria, e non so se aggregarsi sia la soluzione, è una domanda che pongo. La seconda è sulle responsabilità. Laura diceva bene, dal 2007 i fatturati sono calati. Secondo me dal 2007 le responsabilità sono salite a livello asseverativo, a livello della pubblica amministrazione, perché se leggiamo i bandi pubblici c'è da mettersi le mani dei capelli sulle responsabilità. Quindi i fatturati scendono, le responsabilità salgono. È un modello sensato? Ci sono azioni politiche che possiamo fare per contrastare questa discrasia? Grazie. O meno, perché se non c'è niente nella pentola, anche se mettiamo 60.000 persone a mangiare, non c'è il piatto per tutti, quindi non è un discorso di, diciamo, di massa che forse funziona. È vero che uno può fare un'economia di scala, il tema però vero, mi rifaccio a quello che diceva Massimo prima, che oggi è veramente diciamo la battaglia del soldo, cioè del budget. E è vero che ci sono altri paesi, la Germania adesso ha perso diciamo a Strasburgo il ricorso, e quindi hanno dovuto reintrodurre diciamo la tariffa minima, però hanno fatto una cosa a livello diciamo dell'ordine degli architetti di Berlino, che hanno detto, contrariamente a quello che succede in Italia, uno in Germania può anche lavorare senza contratto, quindi non è un reato diciamo deontologico di partire, e l'ordine degli architetti tedesco dice, in assenza di contratto noi vi ridiamo la parcella piena, che è esattamente quello che dicevi tu Massimo, è 3 volte quella italiana. Quindi diciamo lì, perché loro hanno girato il coltello in un'altra direzione, hanno detto voi volete, avete bisogno di un architetto? Sono gli architetti che dettano diciamo la loro parcella. Se non vi va bene e loro iniziano a lavorare, loro fatturano la parcella piena. Ed è questo diciamo una tutela del professionista. Ma perché l'ordine ha girato diciamo questo potere contrattuale contro il cliente. Secondo me questa è una cosa sulla quale bisognerebbe ragionare. Altri interventi, così poi lasciamo rispondere. Vittorio mi guarda di traverso. Carlo Micon. Grazie. No. Architetto. Poi sono passato al lato oscuro della forza associandomi in una società di ingegneria, ahimè, più sbilanciata sull'ingegneria. Quindi, esatto. No, esatto, da social chiudi società di ingegneria ai studi di engineering di Torino, quindi siamo in 140, quindi per il mercato italiano già di una discreta dimensione. In realtà concordo in pieno sulla necessità dell'integrazione tra competenze per far fronte alle sfide. Concordo anche sul discorso che faceva un po' sull'ego dell'architetto, ma io sono convinto, ed è qui che faccio anche io il mio intervento barra domanda, che secondo me gli architetti contemporanei, soprattutto i giovani architetti che si laureano oggi in un modello universitario che è anche cambiato, che quindi già durante i corsi universitari sottolinea l'importanza dell'integrazione tra le diverse competenze, anche più tecniche, quindi non solo più l'architetto che con la sua matita fa il grande segno, ma l'architetto che sa già dall'università quanto siano importanti i temi
a volte anche un po' noiosi, ma molto tecnici, molto, che ruotano attorno al progetto di architettura. Sono convinto che questi architetti, soprattutto i giovani, se ci fossero delle politiche di incentivo da fiscale, come diceva alle società tra professionisti, eccetera, eccetera, supererebbero anche forse un po' il loro ego per raggiungere questa integrazione vera, reale. Perché lo vediamo anche noi nella nostra, e poi penso che Carrieto Roy possa testimoniare la stessa nostra esperienza. La società di ingegneria è vero che ha la massa critica per far fronte a delle sfide e che magari può anche fare il concorso, decidere di investire su, con certe misure, non esagerare, ma sappiamo anche che il costo orario per affrontare, quando decidiamo le parcelle per le nostre offerte, eccetera, eccetera, non è quello dello studio individuale dove magari sottopago il tirocinante per 3 settimane per fare. Noi, come società di ingegneria, garantisci sempre la qualità, le procedure, i centri amministrativi e tutto, informatici sono comunque dei costi fissi che magari lo studio piccolo, che in qualche modo poi si arrangia con la cosa, non ha. Quindi c'è bisogno per queste strutture integrate di incentivi per diminuire i costi, ma anche un riconoscimento nella tariffa professionale che la qualità che garantiscono queste strutture integrate debba in qualche modo essere riconosciuta. E quindi capire anche un po' fronte su questi fronti come la vedete. Però deve venire qua perché non arriva. State prendendo appunti. Temi caldi questa sera, immaginavo che sarebbe venuto fuori. Penso che le verità siano tante. Fondamentalmente, visto che sono architetto, ma la mia esperienza prima della laurea l'ho fatta da un ingegnere, e quindi so il peso dei numeri, credo che molto contino anche i numeri e le prospettive che sono state date in termini di percentuale di investimenti in edilizia o comunque in quello che è il macro tema edilizia da qui ai prossimi decenni. E per cui credo, per evitare di continuare a fare una fabbrica di illusi, che forse convenga anche e debba partire anche da noi, perché siamo noi che abbiamo l'esperienza, incominciare a pianificare quello che è il futuro, accesso, più che accesso alla professione, il futuro della professione, in modo che gli studenti, già un po' lo stanno facendo, sappiano che forse investire in uno studio che porti a fare l'architetto potrebbe creare dei grossi problemi. Ecco. Questo è un fatto. L'altro aspetto, legato anche un po' ai ricordi, quando c'erano le tariffe, non è vero che chi presentava 3 pagine o 3 tavole e il modellino piccolo prendeva lo stesso di quello che presentava, perché le tariffe erano dei minimi. Erano dei minimi, e questo non bisognerebbe dimenticarlo, perché se c'era l'architetto bravo, e qui tra l'altro in sala ce ne sono diversi miei coetanei, prendevano più di me che non ero bravo, perché a quel punto si sceglieva anche a quale livello di svolgimento della professione ti volevi collocare. Ti sceglievi, per certi versi ti facevi la clientela, e gli architetti bravi guadagnavano, e quelli bravi non sono solo quelli che poi finiscono anche sulle riviste, sono quelli che portano avanti e che hanno saputo anche adeguarsi ai cambiamenti del mercato. Altro piccolo aspetto, appena laureato, tra l'altro con un viaggio organizzato dall'Ordine, siamo andati a Barcellona, prima delle Olimpiadi, molto prima che incominciasse la trasformazione, perché stavano studiando i piani per lo sviluppo. Se non sbaglio si chiamava Bonaccorsi, l'architetto che se ne occupava a Barcellona, vero?
e siamo stati a visitare anche l'ordine. E una cosa che mi aveva colpito, la sede, certo, ma cosa si faceva nella sede? Era un centro di acquisto e non solo di servizi per gli iscritti. Tu non andavi a comprare il rotolo di lucido in cartoleria, andavi alla sede dell'ordine perché costava meno. Ecco. Esatto. Peraltro i giovani. Hanno la banca, solo la banca? Sì. Certo, esatto. Sai come funzionava a Barcellona? Funziona così, che tu vai lì, fai il progetto, lo porti all'ordine, questo te lo valuta, ti paga l'ordine e poi l'ordine va al committente. Non solo lì, funziona questo. Certo. Però questo richiede anche... Trattiene una percentuale minima. Richiede un'organizzazione, anche una capacità imprenditoriale, perché la sua esperienza mica è nata così. Perché lui non ha incominciato con la società il giorno dopo che è uscito dall'università, però, ma ha fatto una cosa. Marco prima diceva il Ministero di Grazia e Giustizia perché siamo un'attività sociale, le palle, fu fatto per il controllo sociale delle persone fino alle leggi razziali, vi ricordate? Questo è il motivo per cui siamo... No, perché non c'eravamo, però... No, vi ricordate la storia. Questo è fondante, però. Credo che solo... A parte che non dappertutto c'è l'ordine, e questo meno male. Ma anche dove ci sono le associazioni, non dipendo dal Ministero. O dal Ministero di Grazia e Giustizia, vi rendete conto? Una risposta al nostro sapiente numerico. Il tema è questo, però. Il rapporto ingegnere-architetti è cambiato a metà dell'Ottocento. Lei è la storica. Sì, perché contrariamente alla Francia, almeno Torino e Milano, le facoltà di architettura sono nate negli anni 20. Dell'Unità d'Italia, decisero di non laureare più alle Beaux-Arts, da noi le accademie, e fondarono i Politecnici, i due che contano. Poi c'è anche Bari, per carità, però sono solo due quelli che contano. E lì cambiò il mondo. E nel 1855 la Società Ingegneri e Architetti di Torino... Degli industriali si chiamava ancora. Non c'erano proprio gli architetti. E poi dopo architetti, sono stato due volte consigliere. No, certo. Atti e rassegna tecnica rimane una rivista privilegiata per pochi intimi, per carità, sì. Però il concetto era: sappiamo che c'era stata una diversità, quindi ingegneri, industriali e poi gli architetti decisero di parlarsi, perché quel gap culturale che c'era tra gli architetti usciti dall'Accademia Albertino, dall'Accademia di Brera, e quelli che uscivano dai nascenti politecnici, credo non potessero nemmeno parlarsi. Solo quelli come te ci hanno creduto. Anch'io, nel nostro piccolo, però questo è il concetto. Ok, direi che magari facciamo rispondere o comunque facciamo commentare. Ancora qualcuno? Se c'è... Diamo l'ultimo giro ai nostri ospiti. Allora aggiungo una considerazione anch'io. Io ne avrei milioni. Condivido in pieno la perorazione di Francesco Miceli, che mi permetto di dire anche un po' un amico, no? Ci siamo frequentati a Ischia, insomma anche fuori dal discorso del premio Architettura Ischia. È una sulla qualità, sul ruolo che deve avere l'architetto, ed è una perorazione che posso scriviamo talvolta dalle pagine del Giornale dell'Architettura, ma noi quello facciamo. Però dobbiamo anche, dovete, perché poi il sottoscritto non è architetto, io sono iscritto all'ordine dei giornalisti, quindi ho tutt'altri problemi. E quindi formazione, ma lasciamo perdere. Però va detto che il peso politico
degli architetti in Italia è uguale a zero. Poca massa critica. Poca massa critica. Cioè, quindi va bene dire questo, però che cosa, a quali porte potete bussare? Ma nessuno vi apre, purtroppo. Purtroppo. Cioè, è il problema dei magistrati, per forza, scusami, perché non è questo, Vittorio, non è questo, non è questo. Mezzo milione vai al governo e ti fai dare le leggi, perché è impossibile non farlo. Cazzo, è una roba. Il problema non è questo, è che siete un gruppo di pressione minimo. Assolutamente inconsistente dal punto di vista di lobby, nel senso buono del termine, questo è, con la gestione del consiglio di adesso, quello precedente, forse Sirica era riuscito a fare qualcosa, forse, non lo so. Avevo giurato a me stesso che sarei stato zitto. Ma non ci ha creduto nessuno. Allora, la teoria politica dice che una lobby funziona anche piccolissima, perché se no non avremmo il problema dei balneari e dei tassisti. Se prende un issue e lo ripete, e se questo issue è semplice ed è strutturale, cioè non è la cultura, la qualità o la supercazzola, scusatemi, con cui noi architetti amiamo invocare una esenzione dalle condizioni di mercato, che è come i Navajos che dicono, minchia, è andata malissimo, scusatemi, è tardi, per favore proteggeteci un po'. Quella strada lì sappiamo come va nella storia, cioè è la strada della riserva indiana. Okay? Noi secondo me abbiamo un potere sterminato, ma dentro il mercato, non fuori dal mercato o protetti dal mercato. I nostri ordini potrebbero fare un po' di più nel fare funzionare alcune regole semplici. In Belgio la mia tariffa non si può scontare. Lì l'ingegnere non è che un essere subumano o cattivo, semplicemente non può fare le gare di lavori né pubblici né privati, è un sous-traitant dell'architetto, che vuole anche dire che un neolaureato si può prendere ARUP, perché ARUP può dare il curriculum a tutti noi che facciamo la gara, perché è un fornitore, come l'idraulico, poi si prende come qua una buona parte della parcella, ma è un'altra partita. Quindi i meccanismi sono abbastanza semplici, e il fatto che la nostra lobby non riesca a uscire dalla advocacy della qualità è un punto è la ragione della sua debolezza. Mi spiace di dirlo, ma le partite si vincono su questioni strutturali, sarò un vecchio marxista, ma si vincono sulle questioni quantitative, dimensionali, non necessariamente producendo un'ecologia di studi grandi, perché guardate che la digitalizzazione può offrire delle occasioni anche per micro cose, guardate cosa succede nella letteratura, guardate cosa succede in altri servizi. Quindi è un sistema come una barriera corallina in cui uno può decidere se vuol fare il capodoglio, la balena, il tonno, la triglia, il gambero. Non è detto che dobbiamo diventare tutti balene, però non dobbiamo pensare che qualcuno ci esenti da delle condizioni di produttività, di efficienza, di qualità, in nome di una qualità che autonominiamo noi stessi, che ci diciamo noi stessi. Da questo punto di vista, spezzo solo una lancia, poi finisco, che qualcuno ha tirato in ballo l'università. L'università funziona esattamente nello stesso modo. Le università italiane in questo momento vivono in due mondi diversi. In un mondo vivono i due politecnici, che sono 28esimo e 10° al mondo, e se fossimo un paese meno cialtrone li avremmo uniti, come voleva fare Quintino Sella, e avremmo il terzo del mondo, il quarto, però ad avvenire vediamo. Il resto è non pervenuto, nel senso che non ha fatto la politica di internazionalizzazione. Quindi non coincidiamo più col mercato del lavoro, non stiamo formando architetti, qui parla il professore, per il mercato del lavoro italiano, e quindi il pakistano che viene da te, benvenuto, per fortuna che viene, perché noi gli facciamo da transito. La sfida comune per tutti è che esiste uno sterminato mercato di innovazione, non sulla qualità ineffabile dell'architettura, ma sulla qualità di tutto il mondo, ma che bisogna attrezzarsi tecnologicamente a produrre e rendere snelli i propri processi, essere efficaci, eccetera, eccetera, e noi non lo guardiamo, perché coltiviamo l'opposizione con gli architetti, gli ingegneri, i geometri, che sono storie dell'Ottocento, ecco, non anche prima, forse. Scusate l'intervento, ma... Giro di interventi alla nostra Presidente. Aiuto.
che parla da iscritto e non da presidente. Ok. In no, quello che gli interventi mi hanno fatto riflettere molto, sia da, partendo dai numeri con i quali io ho un rapporto pessimo, sia ad arrivare a, all'esperienza e poi a concludersi con quella che è l'istituzione. La riflessione è questa, e lo dico a tutti e tre, ma lo chiedo direttamente al mio presidente nazionale, visto che tra l'altro domani sera sarà un presente nel nostro consiglio e daremo anche domani. Gli faremo anche tante domande. Il ruolo dell'architetto che è venuto fuori, che nasce in un modo e si evolve in un altro, dove probabilmente non saremo più i singoli ma diventeremo gli N architetti all'interno di uno studio. È questo che deve essere difeso ed è questo che secondo io mi aspetto dalla comunità degli architetti che venga fuori. Cioè, tante belle parole, tante belle anche sentimenti piuttosto che volontà di fare. Però se noi ci troviamo oggi in una crisi individuale, perché certe volte è vero, stiamo lavorando tutti, ma stiamo lavorando tra burocrazia, carta e non so che altro metterci, perché la creatività non è, lascia a desiderare. Quando facciamo un concorso ci troviamo poi spiazzati perché non sappiamo più come continuarlo, perché magari cambiano anche delle regole in mezzo. Quando partecipiamo a un appalto non sappiamo di nuovo se riusciamo ad arrivare a sviluppare i desiderata della nostra committenza. Allora, io questo chiedo al Presidente, che il ruolo dell'architetto, proprio nella qualità per cui l'abbiamo riconosciuto questa sera, che è culturale, che è tecnico, che è anche numero, perché ci sono anche numeri gli architetti, si faccia valere, si faccia sentire, ma si faccia sentire direttamente Parlamento, Senato, senza nessun problema, direttamente noi lì a parlare, perché altrimenti rimaniamo dei numeri, altrimenti rimaniamo delle entità che non vengono riconosciute dalla signora Maria allo stesso politico. Ed è questo secondo me il problema principale. Poi è vero, siamo dei grandi individualisti, vogliamo tutto sotto, però pensando a quella che è la mia di esperienza, io quando mi sono laureata ero una delle poche che sapevo usare AutoCAD e avevo ancora le freccette della tastiera, usavo AutoCAD con le stringhe di comando e le freccette della tastiera. Ho lavorato sempre, non sono mai stata sottopagata. Chiedevo e mi davano. Talvolta mi davano anche di più di quello che chiedevo. Quindi, giusto, è vero, bisogna stare al tempo al passo col tempo. Bisogna capire com'è l'evoluzione del mercato. Ma dobbiamo essere riconosciuti nel nostro ruolo. Voi avete il... Io sono imbarazzato perché mi è sembrato di essere entrato in una riunione di condominio. No. Ognuno ha toccato tutta una serie di temi che sono difficili da portare a sintesi. Ma si sarà la seconda puntata? No. 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 Dico... No, scherzo. Dico due cose e poi passo la parola. Allora... sempre parlando del mercato, il mercato c'è stato tantissimo e quindi voi, però che tipo di mercato? Anche se c'è stato di tutto, perché è così. Allora, giusto per darvi un po' di numeri di nuovo, ma domani, quindi dal 2023-24, perché il 2023 va ancora bene, 2024 il mercato della riqualificazione fa meno 25%. Okay. Non vi dico il 25. No, aspetta. Allora, nel nostro rapporto congiunturale che abbiamo presentato a novembre, Luca, li facciamo due all'anno adesso, quello di novembre,
E sì, perché il mercato va così veloce, cambia così veloce, che chi lo compra pagandolo 2.000 euro ha chiesto di farne due all'anno. Abbiamo detto, qual era lo slogan per lanciarlo? Scendere per salire su un altro treno. Il treno era anche metaforico, perché è il treno delle opere pubbliche. Da qui al 2026, ma sarà 2027 perché un anno glielo danno in più, sono praticamente circa 70 miliardi di euro all'anno di lavori, con tantissimi progetti ancora da fare, certo molto schiacciati adesso, ma ci sono ancora. E c'è un'altra variabile importante su cui tutti potete ragionare da qui al 26, perché la parola magica sarà residui passivi. Ci sono tanti soldi, tanti progetti che non vanno avanti, avremo bisogno di progetti. Allora, se vi do un input, parlate con le amministrazioni, ne hanno bisogno, state sul territorio. Però devono dare gli incarichi, il problema, guarda, che ci dessero i progetti, non c'è problema. Il problema allora, pubblica amministrazione che non riesce a dare gli incarichi. Beh, diciamo, i dati che abbiamo non ci dicono questo. Li hai sbagliati. Si vede che non ti amano tanto. No, ma non a me, figura, io la presento. Senti, non puoi dire che noi sbagliamo i dati, perché sono dati semmai per non difetto. So, però, per difetto quelli che abbiamo, capito? La città, a chi? L'unica che dice città di Milano, datemi i mezzi e io faccio. Torino, prova a dirlo. Allora. E quello, come sempre rispetto al PNRR, anche Bologna, dice, quanto si fa sul PNRR in questo momento? Ci sono, considerando i fondi strutturali, siamo più di 310 miliardi di euro, sì, quello, così i fondi strutturali che vanno al 2027. Sì, che cosa succede? No, a tutti a dire non si fa, siamo in ritardo, certo che non si farà tutto, ma si sapeva anche prima. Si farà tanto? Sì che si farà tanto. Saremo in grado di fare, si farà tanto, però tantissimo. Mettete a disposizione la progettualità. Ma il tema è che l'ente gestore metta a disposizione la possibilità di gareggiare per gli incarichi. Questo è il tema. Guarda, il PNRR è andato avanti tutto sulla soglia minima, salvo le grandi opere. Certamente hanno scelto una strada per correre, certo. E poi dopo, vabbè, allora sono solo sulla soglia minima. Ma cioè, quello perché devono andare? Hanno recuperato vecchi progetti che erano le cassette, li hanno tirati fuori, che non hanno più nessun rapporto con la realtà di oggi, e li hanno fatti rivivere. No, questo per tornare al ragionamento progetto, qualità, programmazione. 3 miliardi di progetti, 500 concorsi, non ce n'erano. Guardate i numeri dell'ONSAI, del Consiglio Nazionale degli Architetti. Ci sono i numeri che parlano più di tante esperienze personali. No, ti assicuro, non è un'esperienza. 3 miliardi contro 300 milioni del 2019. 3 miliardi 2022 di gare di progettazione per i progettisti, SAI. Servizi di architettura e ingegneria, 3 miliardi di euro. 3 miliardi, c'è un aumento. Erano 300 milioni, 10 volte. 10 volte. Che poi chiedono il terzo credito. No, allora non so, portiamo a sintesi la serata. Direi di sì. Allora, no, due. Signore, grazie a tutti. Scusate, giusto per chiudere. Vittorio, giusto per chiudere, volevo fare paio di considerazioni, anche prendendo spunto alle cose che sono state dette. Allora, è vero che abbiamo messo tanta carne a fuoco stasera, moltissima, però ecco, cerchiamo un po' di portare a sintesi il ragionamento che abbiamo fatto. Allora, io credo che i punti fermi quali sono? C'è un mercato che è cambiato profondamente, di cui forse ancora oggi noi non abbiamo piena consapevolezza, perché poi alla fine tu c'hai i numeri, ma poi questi numeri devi fare un po' anche dei ragionamenti per interpretarli, per capire bene quello che è avvenuto, che sta avvenendo e che probabilmente avverrà.
E quindi un mercato che cambia, una inadeguatezza di fondo del nostro sistema di produzione, chiamiamolo così per usare un termine diciamo caro all'economia classica, no? La produttività del nostro sistema e il ruolo che gli architetti devono avere all'interno di questa produttività, e qui abbiamo un po' ragionato su quello che bisogna fare e abbiamo capito, almeno credo che questo sia, spero, un sentimento comune, che la risposta da dare ai cambiamenti del mercato, alle esigenze che si pongono nella società, nell'economia del nostro paese, non può essere del tipo di quella che conosciamo dal passato, cioè una logica disaggregata del sistema non in grado di rispondere a queste esigenze. E quindi credo che questo sia un filone importante che va in direzione della narrazione che Massimo Rocci ha fatto stasera, che dice lavoriamo su aggregazioni, su competenze e su interdisciplinarità, su integrazione delle competenze. Questo è il tema vero. E su questo io credo che c'è da fare un lavoro sì di convincimento culturale all'interno della nostra comunità, ma c'è un lavoro che noi stiamo svolgendo, perché quella che diceva adesso Maria Cristina, quando dice, dobbiamo interloquire con la politica, guarda che noi in questi mesi, in questi ultimi due anni abbiamo lavorato a costruire un rapporto con la politica e con le istituzioni, ma non tanto per farci belli e andare lì a spiegare le grandi cose dell'architettura, per spiegare a loro che noi esistiamo, che siamo una forza, che abbiamo delle idee e che possiamo contribuire allo sviluppo e al domani, alla costruzione di un futuro del paese, proprio per le caratteristiche a cui facevo riferimento prima che noi abbiamo. Perché tu, per poter, come dire, riuscire a spostare in avanti, in alto l'asticella, cioè aumentare in termini di qualità, gli altri ti devono riconoscere, devono capire chi sei e cosa vuoi fare, no? Devi avere un'interlocuzione con loro. Devo dire che storicamente il nostro sistema non ha mai avuto grandi, forse Sirica in qualche caso, tu facevi riferimento e questo risulta anche a me, che Sirica fece questo tentativo, ma non fu sufficiente. Poi c'è stato un po', diciamo, una disattenzione e quindi una gestione più burocratica del nostro sistema, che io credo che è una modalità che va profondamente combattuta. Cioè il fatto che noi siamo organo periferico del Ministero di Grazia e di Giustizia, che siamo lì giustamente a garantire non gli architetti che sono iscritti all'Albo Unico Nazionale, ma la società. Quindi i committenti, il privato e il pubblico, che rivolgendosi a quelli, coloro i quali sono scritti in quell'albo unico, noi garantiamo che questi hanno le competenze e le capacità per svolgere i compiti a cui sono chiamati. Questo è il nostro ruolo. Nasce così il sistema ordinistico. Però questo non è più sufficiente. Quindi non c'è più non dobbiamo più ragionare in termini burocratici, dobbiamo ragionare in termini di politica, di confronto, per portare avanti delle idee diverse. Quindi uscire fuori un po' dai palazzi e dalle stanze in cui noi viviamo e confrontarsi con la realtà politica. È quello che abbiamo cercato di fare con grande difficoltà. Devo dire, qui e lì qualche risultato sì, ma è un lavoro di lunga lena, non è un'operazione che tu riesci, peraltro era un lavoro che noi avevamo cominciato e c'era il governo Draghi, poi il governo Draghi è andato a casa, è cambiato l'intero establishment del governo e abbiamo dovuto ricominciare da capo a ricostruire e a tessere questi rapporti per far comprendere quali erano le nostre idee e le nostre posizioni. Quindi c'è la necessità di cambiare il nostro sistema produttivo e di cambiare anche il modello che noi rappresentiamo del sistema ordinistico. Il tema della qualità, Lorenzo, sì, il quadro che tu hai fatto è quello, non c'è dubbio.
il tema della qualità però non è presente nella cultura di questo paese. Non è presente. Questo paese ancora vive legato al tema più della realizzazione dell'appalto delle opere. Se noi vediamo il codice dei contratti, il nuovo testo dei codici contratti punta sostanzialmente a semplificare e a costruire le condizioni per, nel rapporto con la fase dell'esecuzione dell'opera. Non te ne... su questo. Adesso me le tiri fuori, però. Quello che ha detto lei è correttissimo. Perché hanno fatto il codice degli appalti così? Perché ANCE è stata potente da un punto di vista politico. È loro che muovono i fili. Gli architetti, gli ingegneri stanno lì e non fanno un cazzo, scusatemi il termine, ma mi fa straincazzare questa roba. Perché il codice degli appalti è stato fatto per le imprese di costruzioni, perché hanno un peso politico enorme, perché in Confindustria vanno e picchiano. Io sono dentro in tre associazioni, tutti i confindustriali, e vai lì, batti i pugni e le ottieni le cose. Noi continuiamo a fare discorsi che non portano a un caso concreto e non ci muoviamo. Hanno un peso maggiore. Il fatto che non abbiamo più le tariffe è dovuta alla nostra incapacità di associazione e di cosa, perché non si può continuare a fare così. Se in Spagna e in Germania lo fanno, dobbiamo farlo e ci vogliono veramente... Siamo 500.000, mettiamoci lì sotto il Parlamento in 500.000. I numeri che dà lui sulle costruzioni sono legate a tutto il sistema, non è solo ANCE o gli immobiliaristi, e loro sono quelli che hanno ottenuto i vantaggi da tutto questo. Gli architetti non hanno ottenuto niente, ma neanche gli ingegneri. Ancora gli ingegneri se la cavano perché lavoreranno per le imprese. Perché le imprese sono quelle che hanno portato a casa tutto. Il progetto se lo fanno loro e se lo fanno loro, magari con dei dipendenti architetti che pagheranno meno. Perché in tutto questo chiamano l'architetto che fa il concept, pagano l'ordine, la cassa nazionale 2% su 10.000 euro di concept, quando il progetto vale 1 milione e se lo intascano le imprese o le altre entità che fanno questo. Io direi che su questo potremmo andare avanti praticamente credo tutta la notte, perché siamo a 9:30 passate e sono le 10, figuriamoci, si sta addirittura infuocando la serata, per cui direi che magari io ringrazio tutti voi per la pazienza, ringrazio nell'assemblea a Milano. Quando ringrazio i nostri ospiti che continuano a dibattere, però direi che a questo punto possiamo andare a stemperare.